Bernini Francesca, presente. Bernolini Ettore. Conti Tiziana, Corrado Antonio, sì. Presente. Dalla Catia, presente. Di Michele Dino, presente. La Tappa Massimo, presente. Roberto Pierangelo, presente. Roberto Claudio, presente. Bernardo Antonio, presente. Mosso Alessandra, presente. Oggi Roberto, presente. Provenzano Roberto, presente. Federica Armini, presente. Disponente Maurizio, presente. Romolo Sabrina, presente. Professore Esterni, Mezzocchi, Agostino, c'è. Oggi Franca, c'è. Paolini, Franco Angelo, c'è. Volevo, molto brevemente, ricordare a tutti noi quello che è successo la scorsa notte, questo terribile attentato a Manchester, dove hanno perso la vita moltissimi giovani che si erano recati a un concerto, un'occasione unica, magari una delle prime occasioni della loro giovane vita, purtroppo, vita che è stata spezzata da un attentato feroce e insensato, per il quale c'è stata la rivendicazione dell'ISIS. Io non voglio essere retorico, userò solo una frase di un'amica che ho postato su social, che dice che una cosa molto semplice: i concerti sono tra esperienze più indimenticabili della giovinezza. Soffocare quella gioia spensierata di tanti ragazzi e ragazze, sporcandolo di morte e di sangue, è la negazione dell'umanità. E la cosa ancora più devastante è proprio nella giornata di oggi, che è l'anniversario di un'altra strage, quella di Capaci, dove Falcone, Lugli e la scorta hanno perso la vita. Io propongo così un minuto di silenzio. Consigliere Michele. Queste richieste, se ne può dare qualche delucidazione,
alla cittadinanza e alla comunità. Anch'io ho chiesto te, signor Sindaco, e la divido in due parti. Una parte riguardava lo stesso argomento che sono arrivato dal collega di Michele, e le chiedo a questo proposito se può valutare di mettere i voti in consiglio, magari un punto di discussione su questo tema, affinché siano consentiti interventi da più consiglieri, a meno che non ne potremo parlare più avanti durante la discussione sulla variazione, in modo che non sia una discussione domande e risposte, perché credo ci sia un po' di punto da toccare su questo. La questione invece, che può essere domanda e risposta, riguarda gli interventi di efficientamento dell'impianto di illuminazione pubblica. Dopo la presentazione del progetto esecutivo, sapevamo che i lavori dovevano partire il primo di maggio, sappiamo che entro 12 mesi, così è stato detto, devono essere fatti lavori su un migliaio di punti luce. Abbiamo già perso un mese, direi che non ci stiamo già qui dentro. Quando è la data prevista di partenza del lavoro, visto che non ci risulta ancora nessun lavoro al momento d'oggi? Grazie. Abbiamo risolto il questo time, sono riuscito di un attimo, posso dire che sono abbastanza lungo perché devo rappresentare tutta la situazione e ho chiesto spiegazioni sia alla prefettura che alla procedura. Io perciò come comunicazioni non aprirei il dibattito perché non c'è motivo di aprire un dibattito, poi casomai in sede di variazione se qualcuno richiede, ma adesso abbiamo le informazioni che peraltro nell'ultimo anno e mezzo il Consiglio Comunale, come da venire in atti che riguardano la comunicazione, già per 8 volte ho dato il Consiglio Comunale. Ma veniamo alla scorsa settimana. Allora, nei 5 anni di permanenza di migranti a Stradella non abbiamo mai avuto situazioni di contrasto così elevato. Grazie alla collaborazione della popolazione, della Croce Rossa che gestisce la struttura, della prefettura che incarica i migranti stessi, dei carabinieri, delle associazioni di cittadini, in particolare del laboratorio permanente per il dialogo tra le culture e anche della parrocchia. Il ruolo del sindaco è stato sia quello di garantire che tutti i cittadini di Stradella non dovessero avere problemi da questa emergenza, sia di fare in modo che i migranti fossero accolti. Giovedì scorso, appunto, il 18 maggio, sono uscito dal comune verso le 13:20, poi dopo la prima segnalazione alle 14:30, ho passato le successive due ore al telefono con la prefettura, con i carabinieri, con la Croce Rossa, con il comandante dei vigili urbani, che ringrazio, per cercare di gestire la manifestazione e di farla rientrare in modo che i cittadini di Stradella non dovessero allarmarsi o preoccuparsi, oltre a tentare di capire i motivi, che ancora oggi non sono ben chiari, pur essendo di fatto una convinzione che però devo ancora avere il riscontro ufficiale, quindi per ora questa condizione non la tengo. Quando avrò un motivo per esternarla, me la porterò a conoscenza. Ma poi due cose che dico si potrebbero già intuire. Ho sentito più volte, giovedì pomeriggio, il viceprefetto Morrone, che mi ha informato che nella giornata di martedì 16 maggio aveva accompagnato una delegazione dell'UNCR e del Ministero a una visita ispettiva presso il capannone che ospita il centro di accoglienza e si era fermata a cenare con i migranti con cibo di buona qualità, detto appunto dal viceprefetto, senza avere ricevuto particolari segnalazioni dei migranti stessi. Quindi parliamo del 16 maggio, martedì sera. La manifestazione di protesta poi si è sciolta quando il viceprefetto Morrone ha dato la disponibilità ad ascoltare il giorno successivo una delegazione di migranti a patto che cessassero immediatamente appunto la protesta. Da questo incontro che è avvenuto tra il viceprefetto e questa delegazione è emerso quanto segue. Io adesso vi dico quello che volevo trasformare a me. Ha rappresentato una situazione di disagio di tipo igienico-sanitario per i bagni, risolto peraltro nella giornata stessa con l'installazione di bagni nuovi. Ovviamente l'intervento era già programmato da 5 mesi, perché voi capite che anche dal mattino alla sera si può rifare. Quindi è un intervento già programmato, evidentemente. Poi problemi di mediazione linguistica con i migranti di lingua francese per carenza di interpreti.
Non a caso quasi tutti, se non tutti, i migranti erano francofoni. Sui documenti, poi c'è stata una segnalazione sui documenti e sui trasferimenti in struttura fissa. I migranti ritenevano fosse compito della CRI, e che quindi la CRI gestisse come voleva, e non della prefettura e questura, anche questo che è stato spiegato. Ritenevano altresì, questa è la versione che mi dà la dottoressa Morrone, quindi che io non voglio commentare, ritenevano altresì che il comune fosse responsabile della loro gestione, visto che venivano sempre in comune per i documenti di identità, e non fosse responsabile la stessa CRI di ciò il motivo della protesta davanti al municipio. Il viceprefetto ha ribadito che il comune non ha alcuna responsabilità nella gestione dei migranti stessi, in quanto sono in carico alla prefettura e sono gestiti dalla CRI. Poi la mentele varie, però sempre sui rapporti tra la loro comunità e la CRI gestisce. Poi alcune lamentele sul cibo, sulla pulizia, sulle tende e in gran parte valutate dalla dottoressa Marrone come ampiamente strumentali che mi permettono di comprendere perché poi affronteremo uno di questi argomenti con più chiaramente sono strumentali. Sembra, sempre detto dalla dottoressa Marrone, che alla fine del colloquio i migranti sembravano aver capito la gravità di un'opportunità di questo genere. In ogni caso, al termine dell'incontro, la situazione era più tranquilla e gli animi sembravano più rassegnati. Infatti, dicono in questi giorni, in particolare, problemi non ci sono. La dottoressa Moroni mi ha informato che oggi, martedì 23 maggio, c'è stato un incontro in prefettura con la CRI, al fine di ulteriori interventi migliorativi nella gestione della struttura. Ho chiesto di avere, appena disponibile, un report sugli esiti della visita ispettiva dell'UNCR e del Ministero, per avere ulteriori elementi utili di valutazione e soprattutto per capire cosa avesse detto la delegazione ai migranti. Delegazione che era composta da rappresentanti del Ministero, dell'ONU, dell'UNCR e da una ONG. Ho anche sollecitato ancora una volta con la dottoressa Moroni proprio oggi una ridistribuzione dei migranti arrivati da ormai 10 mesi in strutture fisse. Non esiste che si tengano persone per un periodo così lungo sotto le tende e in un capannone. Così aumenta il senso di frustrazione, aumenta anche il rischio di protesta e poi viene meno il ruolo, non ha più senso il ruolo di centro di temporaneo soggiorno. Il soggiorno diventa fisso. La dottoressa mi ha risposto che allo studio e questa eventualità, ma che al momento non riesce ancora a spostare migranti su quelle fisse, lo farà appena diminuirà il flusso. Comunque, riporto sempre quello che sta. Concludo dicendo che sull'accoglienza e sull'integrazione ognuno di noi ha la propria opinione e la propria visione. La mia è nota a tutti. Però io sono il sindaco e ufficiale del governo e ho il dovere di rispettare le leggi e di fare gli interessi della mia cittadinanza, tutta, quella che la pensa come me, quella che legittimamente non condivide il mio pensiero e il mio operato. Questa protesta è per me assurda e del tutto ingiustificata e soprattutto ha creato allarme e disagio in una parte della cittadinanza e questo non va bene e non deve più accadere. Ribadisco che per 2 anni non vi è stato motivo alcuno per episodi di protesta del genere e ancora penso che non ve ne siano motivi e se anche vi fossero sono situazioni tutte risolvibili con il dialogo e la buona volontà, come abbiamo dimostrato in questi 2 anni. La situazione dei migranti è ancora emergenziale. Le assegnazioni ai comuni passano sotto le teste dei sindaci. Come ufficiale del governo abbiamo il dovere però di seguire l'indicazione del governo. Quindi, a chi chiede il rispetto dei diritti, noi rispondiamo che i doveri vanno di pari passo con i diritti. E questo principio vale per tutti. Poi ho ricevuto, sempre nella giornata di oggi, una breve relazione della CRI, che avevo sollecitato, e che mi scrive: invece signor sindaco, con riferimento alla protesta nel Senato degli ospiti dell'Aula di Stradella giovedì 18 maggio, specifico quanto segue, firmato da Gianluca Piccini, responsabile del Senato. Ad oggi non vi è chiaro il motivo scatenante della protesta. L'unica correlazione, qui è molto più esplicita, io non la commento, l'unica correlazione è la visita ispettiva avuta martedì 16 maggio da parte
parte del Ministero degli Interni e soprattutto dall'UNHCR. La delegazione si è intrattenuta per parecchio tempo anche con i singoli ospiti. Le lamentele sono state come sempre incentrate sui pasti e il pocket money. In merito ai pasti, proprio la delegazione dell'ONU del Ministero ha ritenuto i pasti di buona qualità e ha verificato che i pocket money vengono erogati regolarmente. Da oltre un anno la situazione era sotto controllo e proprio dopo questa visita è successo il caos. Stiamo verificando alcune segnalazioni che, se venissero confermate, sarebbero estremamente gravi, in quanto pare che qualcuno abbia indicato ai profughi la via della protesta davanti al comune qualora avessero a loro parere dei problemi. Nel corso dell'ultimo anno sono stati fatti enormi sforzi, anche grazie alle associazioni del territorio, specie con il laboratorio permanente per il dialogo tra le culture, che ha attivato diversi laboratori come quello di computer, di tale cucito, ma soprattutto con il comune, in seguito a un accordo con prefetture e CRI, per la quale abbiamo intrapreso l'attività di lavoro volontario, contribuendo al mantenimento delle aree verdi e delle vie con manutenzione e pulizia nelle giornate di sabato delle aree verdi a rotazione e il martedì nella pulizia delle zone antistanti il mercato cittadino. Siamo estremamente sereni perché tutto può essere migliorato, ma la gestione è assolutamente rinnovata dietro i nostri obiettivi internazionali. Restiamo comunque dispiaciuti per l'accaduto, in quanto a causa degli ospiti che hanno manifestato si stanno creando disagi, oltre a fornire una brutta immagine dei richiedenti asilo che nella maggioranza sono ragazzi collaborativi. Ho in merito anche l'articolo apparso sui giornali che si riportavano motivi della protesta, scarsità, quindi scarsità delle relazioni verso la qualità del cibo, non è vero, non esiste un problema di questo tipo. Il pocket money viene pagato regolarmente, alla scadenza, mancanza di letti, tanto il motore dovrebbe per terra, qui addirittura sono affermazioni ridicole, perché ci sono rampe, ci sono materassi, ci sono coperte, ci sono misure, ci sono cretini, e parlo di una condizione di causa, perché io per più di un anno intero, tutti i giorni andavo lì, e ancora recentemente, ovviamente, anche perché gli impegni sono tanti, ho rallentato la frequentazione, ma vi posso assicurare che questo è veramente una. Poi le infiltrazioni di acqua nelle tende con le viole, che sono che qui ci vediamo di dietro, perché sono sotto un capannone e le tende. Voglio sperare che ci sia stato un misunderstanding, perché appunto avendo problemi di relazionarsi o di farsi capire, probabilmente. Questo è quanto. Peraltro, tornando al cibo, non voglio cambiare tanto, ma 4-5 mesi fa, proprio qui in comune, abbiamo concordato l'ennesimo menù in presenza della CRI, che è molto volentieri e benvenuto, assieme a tutta la potenza di pasto, pochi, i loro rappresentanti. Anche perché il menù non è che variasse tanto come i costi, c'è stato costruito in base alle loro legittime esigenze e l'hanno loro per primi adottato, l'ho tenuto utile, c'è molto più riso, perché loro mangiano più riso della pasta. La pasta la settimana su 14 parti c'è un paio di volte, il riso c'è quasi tutti i giorni, sono due volte al giorno, insomma gli alimenti anche. Quindi proprio non è sicuramente un cibo. Da ultimo, parlando di 8 delibere del Consiglio Comunale nelle quali ho fatto le comunicazioni, io ricordo una di queste che poi andiamo avanti perché sennò in troppo tempo, la delibera 36 del 6 luglio 2016, dove si commentava la procedura che stava finalmente mettendo in atto la prefettura di spostare i migranti che arrivano oltre un anno in strutture fisse. E è stato fatto quasi per tutti, a parte coloro che volontariamente hanno chiesto di restare lì perché o avevano trovato lavoro o comunque ritenevano di essere inseriti nel tessuto sociale e non volevano allontanarsi da lì. Quindi, e già lì, mi ricordo che anche io che volesse andare a legge, avevo detto che non conto tenermi 2 o 3 mesi in attesa di trovare una collocazione definitiva, altro è tenermi per 11 mesi.
queste cose che dicevo sempre un anno fa. E poi si andava avanti a parlare sempre di certi spazi, che la prefettura aveva garantito che oltre a fare i trasferimenti il numero sarebbe diminuito, non di molto, ma rientrando sulle 100 unità ancora compatibili con uno spazio del genere, non che non ce ne siano 120, ma sono un po' sacrificati, certo, sarebbe il numero ideale, però devo dire che non si è mai scesi a 100, si è mosso non varie volte e da emergenza in emergenza sempre sui 120 secondo alcuni in più. Avevamo parlato di qualche modo, avevamo parlato, anche qui sui social, sui giornali, quanto bravo per esempio il sindaco di Mortara, che mi fa lavorare gratuitamente, perché lui è bravo e si può stare al massimo. Peccato che è in base a un accordo fatto con la prefettura e i gestori che da un anno qua tutti i comuni del tempo fanno esattamente queste cose. Quindi non è che un sindaco è bravo o meno bravo a seconda della casacchina di assunto. Un sindaco è bravo o meno bravo a seconda che mette in atto il accordo con la prefettura. Noi l'abbiamo fatto. Il sindaco di Mortara, che è un amico dello sviluppo, l'ha fatto. Anche il sindaco no, sarà un problema, ma il protocollo è quello proposto dalla prefettura a tutti i comuni che ospitano migranti. Poi chi li chiede di aderire, chi li chiede di non aderire, ma probabilmente chi scrive queste cose non si è accorto che da circa un anno si è così. Poi non dico che faccia cose meravigliose, però un ritorno alla città che li ha accolti lo danno con questa invenzione. Che può essere apprezzato o meno, comunque c'è, non si può negare. Da ultimo auspicavo, e poi ci si sta lentamente arrivando, su un sistema di accoglienza diffusa che non tenesse solo pedissequamente conto delle disponibilità dei privati, e loro devono essere privati disponibili a rete, li mettiamo, se poi in comune li mettiamo 127 in questa terra di San Corea, non va bene, bisogna anche gestire queste cose. Ricordo anche che c'è stato un tentativo di inserire ulteriori migranti in una frazione cittadina dove, non grazie così al fatto, così, grazie all'interessamento di qualcuno, questo è stato evitato perché mi si è spiegato che queste cose erano anche gestite. Perché se in un comune ha 20 adesioni di privato, cosa facciamo? Inseriamo 1000 migranti? Cioè, adesso sta funzionando abbastanza in questi termini, però peccato che noi, il peccato originale non è peccato, sull'accordo fatto da un privato con un altro. Ecco, questo è quanto. E io mi riservo di fare avere il prossimo consiglio, ulteriori comunicazioni, quello che ce ne fosse, ce ne dovranno essere. Se poi voi ritenete di essere soddisfatti della vostra mia illustrazione, il prossimo consiglio avete strumenti utili per discutere e entrare nell'argomento e nell'ordine del giorno. Al momento la situazione sembra essere sotto controllo, perché in tale senso le assicurazioni sia dalla prefettura che dalla Croce Rossa. Da ultimo pare che sia scattato un movimento per chi ha organizzato questa protesta. Come un intervento nel calcio senza mettere il cartellino giallo, ci sono anche rossi, ma in questo caso si è ritenuto di cosa pensare. Bene, entriamo nel merito dell'ordine del giorno. Io farei accomodare l'ingegner Di Noia, comandante Benizzona, perché dobbiamo discutere. Ah sì, naturalmente soltanto. Primo punto dell'ordine del giorno, lettura e promozione del verbale del suo precedente. Sindaco, scusate, questo è un time su esempio. Ah, scusami. Allora, sulla pubblica nominazione io devo dire che è l'ennesimo leggero intoppo di tipo burocratico che si propone la ditta, però si sta risolvendo in questi giorni. A breve verrà anche esposto un tabellone che costerà i lavori come previsto.
è un problema legato alla firma, forse il movimento urbano del subappalto, che per motivi tecnici non ci sta realizzando in questo momento. Quindi partono. Tra l'altro si è già fatto un intervento per, questo è già andato, è stato risolto, per stabilire dove intervenire con gli scavi, nel senso che alcune strade cittadine, voi sapete che da ieri sono partiti gli asfalti, non i ripristini, si fa confusione, gli asfalti, e diverse strade cittadine nel piano verranno asfaltate in un secondo lotto, perché sono quelle appunto dove a 2A farà gli scavi per interrare le linee. Quindi è proprio una questione di giorni ed è legata appunto alla firma del subappalto e poi si parla, insomma. Sì, avete ragione, io la mia pazienza l'ho già persa da mesi. Adesso però sembra proprio che... Subappalto, subappalto non lo sapevamo, quindi non è arrivata direttamente che fai i lavori. Subappalto non lo sapevamo, non è arrivata direttamente che fai i lavori. Ah, pure la subappalto, se vuol dire... Subappalto, la percentuale di scrivere, ha chiesto di subappalto. Si sa chi è la ditta? Chi è la ditta, si sa già. Bene, scusami se mi ero dimenticato, ma torniamo con il disaggiorno, punto numero uno, lettura e approvazione già. La gestione però è già partita, parliamo dei lavori, di l'ammodernamento, la gestione è già partita. No, allora punto numero uno, l'ordine del giorno, lettura e approvazione del bando delle sedute precedenti, che è d'accordo, all'unanimità. Punto numero due, esame e approvazione delle osservazioni del piano urbano del traffico. Approvazione del piano urbano del traffico. Allora, ricordo brevissimamente tutti i vari passaggi, noi abbiamo fatto un'assemblea pubblica per illustrare il piano urbano del traffico, noi l'ha illustrato l'ingegnere di Cogni e il comandante del disabio per l'estate di Genova. Poi c'è stata fatta una commissione, le tre commissioni congiunte, per la valutazione appunto di questo piano urbano, poi l'abbiamo approvato in giunta, è stato depositato per un mese presso l'ufficio del comando Vigili per la visione e le eventuali osservazioni. Adesso siamo in consiglio per valutare le osservazioni che sono pervenute, peraltro poche, e in base a quanto proporranno i nostri tecnici, poi il consiglio comunale valuterà se aderire alle proposte formulate dall'ingegnere o cosa vorrà dire in ordine a queste proposte di variazione. Prego. Buonasera a tutti. Allora, illustro brevemente le cinque osservazioni che sono pervenute e poi il parere tecnico condiviso voi con il comandante e con sulla base appunto delle richieste abbiamo espresso un'ipotesi di esito di accogliere o non accogliere le diverse osservazioni. La prima osservazione da Nino Mastretta riguardava la via via Tevere. La richiesta era di modificare l'assetto proposto mantenendo l'ipotesi di senso unico proposto dal piano, ma non condivideva il ridisegno della sezione stradale. In pratica sosteneva nell'osservazione che la sezione, la larghezza di carreggiata non era sempre uguale e non sufficiente per garantire la sosta, il percorso pedonale e la corsia di marcia e uno spazio pedonale per salvaguardare le uscite dalle residenze da un lato della via. In realtà nel piano lo schema che era stato messo dentro il rapporto era soltanto un esempio di una possibile soluzione di disegno della carreggiata, che per entrare poi in un dettaglio progettuale richiede un rilievo topografico, un progetto, la stima dei costi poi corretti del marciapiede dal rilievo topografico si può individuare i punti esatti in cui si può garantire anche la sosta in carreggiata, i punti invece in cui la sezione è leggermente stretta e qui è opportuno non prevedere lo stallo di sosta per permettere di uscire i veicoli dalle residenze.
residenze private per garantire comunque uno spazio pedonale adeguato e così. Quindi come idea mia era quella di accogliere questa osservazione, nel senso che è giusto che non si dovrà prevedere la sosta su tutta la tratta, il marciapiede su tutta la tratta, il percorso pedonale la corsa su tutta la tratta, ma andrà verificato poi puntualmente dove è possibile, garantendo sempre un percorso pedonale con la comunità incassente e la corsia di marcia, anche eventualmente la sosta agli stati in sotto. Comandante, scusate ma sono un po' stanco, non sono lucidissimo stasera. L'altra, la seconda, diciamo, in ordine cronologico che è pervenuta è l'osservazione di Ferrari Gisella, che riguarda la via Civardi. In pratica viene richiesto di allargare il marciapiede esistente e di prevedere, per allargarlo, il senso unico sulla tratta di via Civardi, la via Civardi sul lato sud, nella tratta tra via Martiri Partigiani e via Capitelli. Questo intervento in qualche modo deve aspettare gli interventi previsti di riassetto della viabilità sulla via nazionale, quindi è accoglibile, però una seconda fase, quando verrà completato l'intervento previsto e proposto dal piano sulla via nazionale delle intersezioni di via Martiri Partigiani, via Mazzini e l'ingresso dove c'è la posta, la via Baldrini, quando verranno realizzati e attuati questi interventi sarà possibile provare ad attuare l'introduzione del senso unico e creare un marciapiede adeguato di dimensioni a norma per permettere di passare pedoni e carrozzine e quant'altro. Quindi come proposta dal punto di vista nostro, diciamo, è temporaneamente non accolta, ma in una prospettiva di medio termine è senz'altro attuabile questo intervento. La terza osservazione invece riguardava la proposta di attuare il senso unico in via Costa, completando il tratto di senso unico attuale dalla via di Amicis fino alla via Garibaldi. In effetti, dal punto di vista tecnico, non ci sono, la sezione stradale non è compatibile con la sosta in carreggiata cassetta e il doppio senso di circolazione. Non ho avuto il coraggio nel piano del traffico di proporre questo intervento, pensando che ci fosse la problematica dell'accessibilità al nuovo parcheggio all'incrocio con la via Pastore. In realtà comunque questo intervento corretto, nel senso che è importante garantire l'offerta di sosta in questa zona che comunque ha qualche carenza di posti auto, e quindi tutto sommato garantendo la sosta e migliorando la sicurezza della circolazione, perché oggi non ci sono gli spazi per far passare contemporaneamente due veicoli nella sezione, ci sarà questo piccolo aggravio di percorsi per accedere al parcheggio per un giro un po' più lungo, ma tutto sommato è una scelta giusta e va nell'ottica di migliorare la sicurezza sia per i veicoli che per i pedoni, la circolazione, e garantire comunque un'adeguata offerta di sosta nella zona. Quindi l'accoglierei. Cioè, non ho avuto il coraggio di proporlo subito io, no? La quarta, in ordine cronologico, è invece la richiesta del via Torchiatti da parte dell'amministratrice del condominio Villa Giove, e riguarda la richiesta dell'introduzione del senso unico in via Torchiatti e la riorganizzazione e il ridisegno degli stalli di sosta e la protezione degli spazi di manovra per ingresso e uscita da alcune proprietà private.
Su questa non ci siamo sentiti di accogliere la richiesta di senso unico, ma accoglieremmo il ridisegno, la riorganizzazione degli stadi di sosta e degli spazi di protezione per le manovre di ingresso e uscita dagli accessi privati, per non obbligare poi tutti i veicoli che per entrare nella via Togliatti a transitare sulla via Emilia, sulla nazionale, che è la via della strada trafficata, e quindi garantire una migliore accessibilità, la viabilità più interna, che ha meno problematiche dal punto di vista del traffico e della sicurezza. Ecco, l'ultima osservazione di Vecchietti e Ermanno, credo, riguarda una è molto articolata e chiedeva molte cose. Intanto dava un parere positivo sulla riorganizzazione dei sensi unici proposti della via Turati, quella la zona del a sud del plesso scolastico del Paravelli, e diciamo contestava in parte l'intersezione, il riassetto dell'intersezione di via Turati con via Mendola, chiedeva un rallentatore in via di Amicis e chiedeva di mantenere il doppio senso sulla via riesco a leggere qua, non ricordo memoria, dove c'è il parcheggio all'altezza di Largo Caduti. In realtà nel piano noi proponevamo il mantenimento del doppio senso, quindi in quel senso l'accogliamo, e graficamente invece c'era un errore, avevamo messo un senso unico esistente che non esisteva, abbiamo corretto la tavola della proposta di un errore materiale in cui c'è rimasto una freccina di un senso unico che non esiste nella tratta appunto tra la via Turati e la via Battistotti Sassi. Quindi correggendo quell'errore materiale viene garantito il mantenimento del doppio senso, che aiuta l'accessibilità del comparto, ed era anche la nostra intenzione. Ecco, queste sono le... scusate se sono stato un po' confuso e poco lucido. Comunque, se avete domande... si rappresentano poi delle incongruenze sulle scelte che si vanno a fare. Scelte che poste nel piano saranno attuate per quanto riguarda le modifiche che determinano solo a posa di segnaletti, modifiche di segnaletti che saranno attuate nel breve periodo, cioè entro l'estate, in quanto l'amministrazione comunale ha già provveduto in sede di bilancio a mettere a disposizione fondi per l'adeguamento della sede elettrica e la funzione del piano mandato. Mentre altri interventi che sono previsti su questo progetto interesseranno il piano lavori, quindi dovranno essere inseriti nel piano lavori dell'amministrazione comunale e quindi andranno finanziati a sé. Per altri, ad esempio, l'intervento che si prospetta sulla della via Pietro Bianchi con l'intersezione con la via Emilia, noi siamo in una fase in cui quella strada deve passare comunale, ma non è ancora stato attuato il decreto, e quindi prima di adottare quel provvedimento dove mettiamo lo svolta a sinistra nell'intersezione, perché c'era ancora 100 metri, quel punto è stato un punto di notevoli sinistri con feriti, che purtroppo non sono feriti. Quindi chi arriva da via Pietro Bianchi si mette sui
Bene, dopo l'illustrazione direi che possiamo aprire il dibattito sia sul pacchetto completo, le proposte che vengono fatte in ordine alla modifica e poi complessivamente su tutto il piano. Chi vuole prendere la parola? Consigliere Cubetta. Grazie signor Sindaco, grazie all'ingegnere Minoia e al comandante per la presentazione. Dunque, un breve intervento sul piano che è stato già appunto presentato in un'assemblea pubblica, per la quale ringrazio nuovamente l'amministrazione di averla realizzata e vado a farlo più spesso. Il piano è un documento molto interessante, molto completo, corredato anche da un importante raccolta di dati statistici e l'analisi puntuale di questi dati. Avevamo già sollevato in sede di assemblea pubblica che 10 anni sono un tempo importante, sono un intervallo importante per la raccolta di questi dati, è da valutare soprattutto in funzione del trend di variabilità che le ultime tre raccolte che abbiamo a disposizione come storico ci danno, se anticipare il prossimo giro o se farlo tra un'altra decada. L'altro tema era che alcuni interventi minori, come per esempio se ne era parlato anche durante appunto la sede pubblica in seguito alla segnalazione di un residente, come cambi di sensi unici o piccole modifiche viabilistiche, possono essere fatti autonomamente dall'amministrazione del suo servizio di viabilità, anche se non c'è un aggiornamento del piano del traffico che li prevede. E per una più puntuale risposta alle eventualmente modificate esigenze della città è una cosa che ci sentiamo di invitare a fare. E su questo proposito, quindi lo dico per riaprire una riflessione, perché non mi è chiaro quale sia la strategia su questo, la questione di via Chidi e dell'accesso di via Vescola rimane ancora aperta, cioè noi avevamo già segnalato che in attesa della rotonda che deve essere costruita lì, che è in ritardo per dei motivi che non dipendono dal comune, sembra di capire, ma in attesa di questo intervento che ne passano i mesi non c'è, se era il caso di cambiare il senso unico al lato di via Chidi costruendo alle abitazioni per farlo andare in discesa invece che in salita e consentire quindi l'accesso alla sede dell'ACI e a via Vescola arrivando anche da viale Repubblica, giusto, via Liberato, via Repubblica, Libertà, via Libertà, scusate, arrivando anche via Libertà, sì. O da Centrastrella o da via Cairoli. Questo potrebbe aiutare le persone che devono andare all'ACI e che con il navigatore vengono erroneamente portate lì e poi non possono più, cioè vengono portate alla fine via Chidi e poi non possono entrare in via Vescola e devono fare il giro. Quando sarà l'autonomo deve essere un problema risolto, ma visto che ancora non c'è è un tema aperto. Sul piano, poi quindi rimango ancora un momento sul piano per arrivare alle osservazioni, ci sono anche, visto che appunto è stato discusso tutto in consiglio, c'è anche un'importante proposta di revisione dei servizi di parcheggi a pagamento, vengono fatte delle proposte dal consulente in linea con quello che fanno altri comuni. Noi stiamo aspettando che il sindaco faccia valere, come ha detto ormai da 2 anni, il fatto che la Vita Colombo ha quasi raddoppiato il costo del parcheggio a pagamento senza cambiare in nessun modo il servizio. Stiamo aspettando che tra le varie proposte che sono emerse, gratte parcheggio, permessi annuali di pagamento con sconti, migliore gestione dei permessi residenti, dei permessi speciali con aree dedicate, con maggiore chiarezza su dove e come valgono e quanto costano, se costano, e adesso nel piano vengono anche aggiunte modalità ancora più tecnologiche, cioè pagamento con l'app, o l'obbligo, qui è arrivata una sentenza che ha introdotto l'obbligo di introdurre la possibilità di pagamento con carta di credito e banca nei parchimetri. Benissimo, sono tutte migliorie che essendo servizi in appalto potevano già essere fatte, non sono subordinate al piano, quindi anche su questo vogliamo sapere, a maggior ragione che c'è stato un aumento quasi del doppio del prezzo del parcheggio a pagamento, perché tutte queste migliorie possibili non sono ancora state messe in atto. Il piano poi fa una serie di proposte, oltre a un riassetto globale dei sensi unici che è stato detto sarà attuato entro la fine dell'estate, quindi entro fine agosto immagino, fa anche una serie di proposte che appunto, come ha detto il comandante, saranno poi oggetto di
aspetti esecutivi specifici, ma di proposte importanti sul riassetto urbanistico di alcune parti strategiche della città. Su queste, quella più critica, quella più sicuramente più di interesse, più critica, appunto il termine corretto, è l'intersezione stazione via Nazionale, via Marco Cartegiani, via Mazzini. Su questo tema diventa strategico sapere quali sono i tempi dell'amministrazione sulla realizzazione del parcheggio, che non fa, perché è un intervento che non fa parte del piano generale del traffico, non fa parte del settore dei lavori pubblici, del parcheggio nell'area già a disposizione del comune, ex scalo ferroviario, perché appunto in questa riqualificazione il parcheggio diventa un elemento strategico, quindi gli stalli da regolamentare in maniera più precisa di quanto viene fatto oggi, che è usato come parcheggio in maniera spontanea, ma non è di fatto ancora allestito come parcheggio, e nemmeno sicuro, non c'è neanche un asfalto omogeneo. La rete strategica, proprio perché questo riassetto, pur indispensabile e a mio avviso anche ben progettato, quello che viene proposto nel piano, va a ridurre qualche stallo, quindi insomma ancora di più diventa importante che il parcheggio sia un parcheggio vero e proprio e che sia servibile. Data l'importanza, è stata sollevata anche adesso, di questo intervento in particolare, mi permetto di considerarlo forse addirittura più prioritario di altri, ci piacerebbe sapere dall'amministrazione se c'è già una calendarizzazione, almeno quando verrà messo nel piano triennale del pubblico, se non lo è già, e per capire realisticamente quando si può pensare non solo al parcheggio che già deve essere fatto, ma anche a questo intervento, cioè al rifacimento dell'incrocio con la costruzione di nuovi semafori, di nuovi rotatori. Ci tengo di nuovo a ribadire, anche questo è un discorso che è stato fatto durante l'assemblea pubblica, ma è importante ridirlo, il discorso della rampa autostradale. Nelle more del piano sono state fatte delle analisi sull'andamento del traffico, sui carichi e sui numeri dei veicoli che transitano a Stradella, però anche raccolta di analisi di dati statistici sulle destinazioni. Da qui, con l'ausilio di un software, sono state fatte simulazioni per capire i carichi dove vanno e dove non vanno. Da questo era emerso un discorso relativo alla rampa autostradale, ne abbiamo già parlato diverse volte in consiglio, ricordo. Era necessario avere una posizione rispetto all'interesse di Broni di demolire questa rampa per farne per usare il terreno su cui insiste per costruire un impianto. Da questo piano è emerso che questo sarebbe dannoso, ma è ancora di più per la viabilità di Broni verso Stradella che per quella di Stradella verso Broni. A questo proposito, quindi ci teniamo di nuovo a ribadire, meglio una volta in più che uno in meno, che questo intervento non ha ragione d'essere e che quindi non auspichiamo venga realizzato. Riguardo invece, quindi ecco, questo per chiudere quanto già in parte detto sul piano e sugli aspetti progettuali del piano. Sulle osservazioni invece abbiamo avuto anche noi la documentazione che riepilogava. L'osservazione 1 è stata accolta e siamo d'accordo, quella di Mazzocchi. L'osservazione 2, quella della signora Ferrari, è stata non accolta per le motivazioni che sono state espresse. Qui si dice temporaneamente in funzione della, come ha detto il signor ingegnere, del riassetto della parte dell'incrocio. Aggiungo su questo che però il parcheggio selvaggio nella parte alta di 10 barri con l'incrocio con le marche di partigiani a ridosso dell'incrocio, problema ben noto all'amministrazione e alla polizia locale, è un crescente problema di sicurezza sia per il discorso di piccoli trappolamenti sia per chi attraversa. Quindi se si ritiene di non fare un intervento di cambio di viabilità adesso, prendiamo atto del parere tecnico, però magari si può fare un intervento di tipo repressivo, un intervento di maggior controllo e un intervento di sanzionamento dei comportamenti non idonei che vengono messi in atto su quest'area. L'osservazione 3 invece, quella di via Costa, ecco, questa è stata accolta. Qui noi abbiamo una nostra riflessione su questo, proprio perché l'ingegnere diceva che è importante privilegiare l'accesso al nuovo parcheggio via Pastore e via De Amicis, ed è sicuramente sensato che il secondo tratto di via Costa venga collocato a senso unico perché è troppo stretto per essere il parcheggio H7 in doppio senso. Chiediamo perché non viene fatto a senso unico ma nell'altra direzione, cioè da via Garibaldi
Avia di Amicis, consentendo di risalire appunto da via Garibaldi, accedere al parcheggio di via Pastore, attraverso il parcheggio accedere a via di Amicis e arrivare alle scuole, perché per uscire abbiamo già via Garibaldi e via Bovio, ma per tornare nella parte alta di strada, nella parte delle scuole, non abbiamo un'altra strada se non andare sulla panoramica, salire da via Lende, se non sbaglio, tornare sulla panoramica e riscendere, è un giro molto più lungo. Quindi, visto che sempre il senso unico si tratta, valuterei il senso opposto rispetto a quello proposto per la seconda parte di via Costa. Considerazione 4 invece è quella via Togliatti, via Muozzi, quella del condominio Villa Giochi, non abbiamo niente da dire, ci sembra coerente la risposta che è stata data. L'osservazione 5, anche, qui si chiede una rotatoria, si dice che qua si chiede un dosso, si dice che è pericoloso perché se una curva può mettere un dosso dopo sarebbe poco visibile, uno dovrebbe rallentare proprio perché c'è già una curva e quindi in effetti forse è ridondante, quindi ci sembra corretta la valutazione che è stata fatta. Ok, è tutto, grazie. Prima di risposte le daremo ovviamente tutta la fine tecnica poi, però per dare un ulteriore elemento di conoscenza per la discussione, il primo punto che aveva sollevato il consigliere Petta, devo dare degli aggiornamenti sul discorso della rotatoria della rotonda di via Chini, che è ferma quasi un anno, perché l'estate scorsa avevamo raggiunto un'intesa con la direzione della SST. Io mi ero recato a parlare direttamente con il direttore generale dottor Bright, assieme a Gianmarco Maschini, si era trovato d'accordo, la convenzione prevedeva appunto che ci cedessero parte di area per poi fosse una rotonda, in cambio noi assumevamo proprietà di due pezzi di strada, no? E poi, com'è come non è, si è messo di mezzo la struttura tecnica della SST, la regione di contatto, e la convenzione è stata bloccata. E tanto è vero che la stessa direzione si diceva che non possiamo cedere da parte di esproprio. E questo ci ha fatto perdere molto tempo. Quando stavamo per partire finalmente con l'esproprio, sempre da tecnico, staff tecnico della direzione della SST, si dice no, ma forse abbiamo una nota della regione che ci dice che tutto sommato si potrebbe fare la convenzione. Ora, io poi ho fatto il mio solito infortunio dove la risposta che ha dato la struttura interna è arrivata anche alla SST molto dura, ma questo forse è servita anche quella a fare in modo che siamo tornati con la stessa convenzione, con due leggere modifiche, una quindicina di giorni fa, a parlare ancora con gli stessi interlocutori, con il direttore generale e la struttura tecnica, la convenzione è tornata in auge e agibile, l'abbiamo concordata, appena tornata il giorno dopo la struttura tecnica del comune l'ha inviata per la sottoscrizione alla SST, sono passati 15 giorni e speriamo che arrivi in modo tale che si possa finalmente. Allora, a questo punto sì che tanto va a aspettare ancora qualche giorno che forse ce la facciamo, però è un dato che ti manca, e lo so, però qui è una cosa stranissima e purtroppo a volte nelle pubbliche amministrazioni succedono anche queste cose. No, lo so, certo se fosse per me partivano anche dietro, ma quando riuscirò a liberarmi dalla burocrazia io non ci sarò più. Allora, chi vuole prendere la parola? Capogruppo Brandoni. Sì, grazie Sindaco. Ma il piano in se stesso, come è stato illustrato in commissione due volte, è senz'altro un buon piano. Giustamente è stato fatto rilevare Santiero che vanno fatte anche delle sperimentazioni per essere poi certi che certe soluzioni, che alcune soluzioni poi siano quali ideali. A mio giudizio l'ha citato anche il collega Coretta, sulla realizzazione di questo piano pensano due interrogativi.
Uno è quando e se verrà rifatta la viabilità nella zona della stazione, intersezione con via Bazzini, perché quello è un punto critico, ma come abbiamo visto anche un'osservazione non è stata accolta, per ora potrebbe essere un domani nella misura in cui viene realizzato quell'intervento che sicuramente è oneroso, e quindi bisognerebbe capire se è stata già fatta una valutazione, una riflessione da parte dell'amministrazione su quanto poter intervenire. L'altro interrogativo che non è stato mai citato, se non in maniera sfumata, che potrebbe però avere a mio giudizio delle pesanti conseguenze, è la realizzazione, capire innanzitutto quando viene realizzata la famosa Gronda Nord. Io dalla Gronda Nord, del sistema tangenziale, del tangenziale, mi ha sentito parlare la prima volta che si è candidato sindaco dopo gli esponenti Lombardo, quindi penso che siano trascorsi grosso modo circa 12 anni. Forse adesso la Gronda Nord viene realizzata, però il primo tratto che va a concludersi sulla strada provinciale è Stradella Portabella. Si dice, è stato detto anche nel corso della riunione di commissione allargata, che il sindaco di Portabella o si è orientato o abbia già deciso di proibire il transito dei mezzi pesanti attraverso il suo comune. A quel punto i mezzi pesanti finirebbero tutti in via Po e attraverso il passaggio di livello nei pressi della stazione, punto di domanda. È stata valutata questa evidenza e non rispondete che via Po è una strada provinciale, quindi non si può fare nulla, perché via Po ormai è urbanizzata dentro il tessuto della città, sarà pur provinciale, però le criticità si riflettono su chi ci ha. Ok, ci sono altri interventi nel merito delle osservazioni del piano? Se no cominciamo a dare alcune risposte, prima i tecnici e poi gli assessorati competenti. Vabbè, cominciamo. Prego. Allora, quanto riguarda il cambio del senso unico di via Quinto per raggiungere la sede ACI. Quando è stata realizzata l'ingresso del nuovo ospedale, abbiamo valutato attentamente, in presenza anche dei residenti, quale soluzione adottare in quel punto, in quanto allora non c'era ancora completamente per darci dove c'è il mettone, e tutto passava da via Vescola per raggiungere l'ospedale. Gran parte del traffico transitava in quel punto. Si è individuato quella soluzione perché il senso unico in salita evitava veicoli che si scendevano dalla via, che si mettevano sulla via Vescola in una condizione di visibilità veramente scarsa e si rendeva pericolosa questa intersezione. Quindi la soluzione concordata con i residenti è quella più tecnicamente sicura per l'asse, così com'era in attesa della soluzione realistica della rotonda, era quella di mantenere il senso unico in salita. Poi, anche perché c'erano due attività, ma queste due attività non avevano utenza. L'ACI ha quattro utenze in più. Qualche residente che abita lì non ritiene di giusto che chi accede all'ACI passi davanti a Gesù. È il problema, è il problema diabilistico, è il problema che riguarda l'interesse generale della collettività, e non ragioniamo solo esclusivamente l'interesse particolare di qualcuno, perché non è questo il caso. Questa è la soluzione che, se quando non sarà attuata la nuova rotatoria, per la quale devo dire che il sindaco ci sono stati gli incontri, ma io devo dire che c'è stata una fase progettuale dei specialisti coinvolti, noi come comando di direzione locale e anche l'ufficio tecnico, che
tutti assieme si è cercato di trovare la soluzione migliore, poi quando si può con la propria direzione magari del consiglio del progetto o di commissione deve vedere l'efficacia della soluzione che si va ad adottare. Per quanto riguarda la regolamentazione della sosta di pagamento, quando è stata adottata la variazione delle modalità di pagamento con l'aumento, era uscita anche la questione dell'adeguamento dei spalcometri. Ma noi come polizia locale abbiamo suggerito, essendo in fase di redazione del piano urbano del traffico, visto che non era un obbligo perentorio, di aspettare questa fase per valutare concretamente con le associazioni di categoria, in specifico quelle dei commercianti, qual era la soluzione migliore da andare a proporre in sede di modifica della regolamentazione. Perché, se avete visto, sono state inserite delle modifiche sostanziali anche nel modo in cui si può attuare il sosta pagamento, giusto di dire, che proposto adesso. Dall'associazione sono venuti apprezzamenti su questo e quindi è stato giusto rinviare a questa fase la modifica, perché magari i suggerimenti portano a un coinvolgimento, a una partecipazione di tutti gli attori per trovare la soluzione migliore e quindi adesso abbiamo anche gli spunti e i motivi per affrontare questo problema. Per quanto riguarda la via della costa, ecco, la via della costa bisogna tenere in considerazione anche sotto un altro aspetto. Il parcheggio nell'ex area Massoni, che adesso si chiama area Magnani, al suo interno ha una strada di collegamento che collega la via dei Ricci con la via Pastore. Questa area di strada di collegamento consente chi è nell'area del parcheggio, se vuole rimettersi per il centro, di uscire via di Amicis. Se vuole uscire dalla città percorrendo via della costa, percorre via della costa. Non so se avete avuto l'occasione di passare qualche volta via della costa, avete l'opportunità di verificare che quasi la totalità dei veicoli che ci sono nel tratto che va dalla via Garibaldi alla via di Amicis, i veicoli sono tutti posti nel senso di marcia da via di Amicis via del bar. Quindi già dal senso di marcia preferibile. Fare il senso opposto, portare il senso unico in ingresso, va a sovraccaricare ancora di più quello che si diceva sul tempo nella scelta delle zone scolastiche, dove abbiamo la viabilità più sacrificata della città dovuto alle strutture di residenziali esistenti, anche sullo storico. Abbiamo la via dei Amicis, dove adesso gravitano tutte le scuole, è la strada che di fatto è la sosta è molto limitata, non ha una percorribilità diretta, non ha a servizio protezione per il tempo debito in modo limitato e quindi il fatto di sgravare, dove è possibile, la viabilità quest'asse è solo fatto così. Quello che diceva l'ingegnere è vero, la via della costa nel tratto terminale non ha un carico che consente la doppia, il doppio senso di marcia da sotto. Questo lo inviamo tutti quanti noi tutti i giorni di transito se arriva un punto di intermare e quindi la soluzione secondo noi in modo sperimentale come dicevamo è giusto provare in questo senso. Per quanto riguarda la rampa, ecco, la rampa sul corso, proprio in questi giorni, dei rilievi sulla viabilità sull'asse da parte del carico assegnato all'amministrazione provinciale all'ingegnere Minoia, che sta effettuando tutti i rilievi su tutto l'asse per rappresentare quello che qui è stato rappresentato in modo non complessivo, adesso sta facendo il corso con il quale gli assi che riguardano il punto proprio, per evidenziare le città che già noi abbiamo sollevato tutte le sue e con tutte le conseguenze che si verrebbero da terminare. Per quanto riguarda la situazione della viabilità della stazione, poi
Assessore Mazzocchi, vuoi dire qualcosa sul parcheggio alla stazione d'Alto? Praticamente mi ha rubato le parole di bocca, perché diciamo che il piano urbano del traffico è assimilabile al piano di governo del territorio, cioè dove ci sono previsti degli interventi che poi vanno sviluppati e fatti negli anni, secondo anche lo spessore dell'intervento e i finanziamenti, perché le fonti di finanziamento non sono poi varie, perché ci sono gli oneri di urbanizzazione che con i tempi che corrono sono sempre più scarsi e quindi restano i mutui. Quindi è anche da quello che dipende poi la possibilità di partecipare con tutti i mutui e cioè, le scelte che poi saranno fatte per i mutui del piano urbano del traffico. Sì, assessore, vicesindaco, mi esponenti per il discorso della domanda. Sulla Grande Nord è stata presentata qualche mese fa tutta la documentazione per la via con l'esclusione di via agli uffici competenti della provincia. La provincia ha interrotto i termini 15-20 giorni fa per chiarimenti e integrazioni e il progettista sta predisponendo tutti i chiarimenti e integrazioni chiesti dalla provincia, non sono cose trascendentali, cose normali che si chiedono, perché la provincia ha chiesto il parere ad ARPA, a tutti gli altri enti che hanno fatto qualche osservazione, hanno chiesto qualche integrazione. Proprio venerdì prossimo è stato concordato un incontro tra l'ingegnere Roglietti, il progettista e i tecnici della provincia per valutare un po' tutto quanto è stato chiesto e la predisposizione già avvenuta, vedere se insomma è tutto completo per avere, perché ricordiamoci che la via o l'esclusione della via della Grande Nord non riguarda solo quello di competenza prima di Breno e poi di Laita, ma anche l'ultimo tratto che non è ancora finanziato, ma deve essere completo il tragitto. Sì, è vero, il sindaco di Portalbera ha proposto il divieto per i mezzi pesanti verso Portalbera, è alla valutazione dei tecnici della provincia, perché un domani che dovesse essere funzionante in modo completo la Grande Nord dovrebbe passare all'amministrazione provinciale, mentre la statale 10 verrebbe caricata in carico al comune stesso. Ecco. Io ho detto sempre che è importante di valutare bene quella richiesta, perché poi nessun cambio, nessun mezzo pesante dovrebbe più andare a Portarbera, ma quelli che devono andare a scaricare o caricare a Portarbera cosa fanno? Chiedono una deroga prima? Cioè, non è così semplice. Perciò è la valutazione degli organi provinciali questo. I 30 giorni scadono, se ricordo bene, entro il 10 di giugno, dovrebbe essere pronti per avere rispettare i termini che la provincia ci ha dato. Bene, se non ci sono altri interventi nel merito, così è pure. Grazie, scusa, più che come dichiarazione di voto, come secondo intervento, perché non sono arrivate delle risposte. All'assessore dei lavori pubblici abbiamo chiesto sulla parte che non riguarda il programma del traffico, che sono ben conscio essere il documento più piano di programmazione, ma la parte che riguarda i lavori già calendarizzati, già previsti, comunque relativi all'area di parcheggio già in possesso del comune, e su questo non ho avuto risposta. Per quanto riguarda invece le risposte sugli interventi relativi alle osservazioni, cerco di dire questo. Si è parlato di modifiche sostanziali che il piano introduce relative al parcheggio a pagamento, ma insomma queste modifiche sostanziali non ci sono. Il piano suggerisce di utilizzare il bancomat, è obbligatorio per legge adesso in base per sentenza, e di utilizzare le app. Punto. Questo è un suggerimento che poi andrà attuato. Peraltro si è detto che si è aspettato l'associazione commercianti, ma allora noi abbiamo presentato più di un anno fa
un ordine del giorno che era già stato approvato quello dell'assemblea delle associazioni commercianti negli intenti, che già era la voce delle associazioni commercianti, che aveva delle proposte ben precise che l'amministrazione ha rifiutato. E mi fa anche un po' strano che mi si dica che si aspetta il dialogo con le associazioni commerciali quando pochi mesi fa avete approvato un regolamento di polizia locale senza interpellarli neanche una volta, li avete interpellati dopo a cose fatte perché loro hanno sollevato dei problemi. Quindi che questa sia la motivazione per cui non sono fatte modifiche sul parcheggio da pagamento a me sembra strano. Io invece ritengo che non sia un problema tecnico della struttura, ma che sia un problema politico del sindaco che si è arrogato lui il diritto e diciamo l'onere di andare a trattare con l'azienda Colombo e non c'è riuscito. E diciamo l'azienda Colombo ha raddoppiato il costo del servizio e non ha migliorato in nessun modo. Sarà obbligata adesso a migliorarlo perché deve cambiare fisicamente i parcheggi per renderli idonei alla nuova normativa. E comprando quelli nuovi, tra l'altro parliamo di oggetti che costano poche centinaia di euro e non che costano dei milioni, comunque cambiando questi oggetti qui perché devono funzionare con i parcheggi, funzioneranno anche di baldio con le app. Però di innovazioni che non qui non ce ne sono state. Per quanto riguarda invece la situazione fatta su via Costa, prendiamo atto che si ritiene di no per non sovraccaricare l'ambito scolastico. Ne prendiamo atto, è una decisione sicuramente sofferta perché sono già, cioè in funzione dell'area, di quell'area lì, ma del solo momento scolastico, c'è tutta una viabilità che purtroppo potrebbe essere sicuramente migliore. È così, cioè pesa tanto sicuramente l'aspetto scolastico, ci sono tante uscite, mi rendo conto che in quel momento lì sia l'esigenza sia far uscire tutti e poche entrate. E va bene, questa è una cosa che solo il tempo potrà dirci se, se sarà così o no. L'orientamento delle macchine parcheggiate, che sono poi i residenti che arrivano dal centro, mi dice poco sul flusso reale, non so se è un dato che possiamo utilizzare sull'effettivo poi, come dire, uso di quella strada lì per la sua destinazione. Chi ci entra per fermarsi ovviamente arriva dal centro, poi chi ci passa magari no. Però prendiamo atto, è una scelta comunque sicuramente ragionata. Invece sulla l'ultimo aspetto che è stato sollevato. Scusa che sto facendo perdere tempo, purtroppo non si è... Che cosa mi ha risposto il funzionario? Quali sono le risposte? Ah sì, chiedo scusa, Via Chili non mi ha risposto. Via Chili, quello che mi ha detto è i residenti hanno detto che non gli va bene. Ma allora scusate, il parere tecnico vale quello dei residenti o vale quello della struttura? Perché qui voglio dire, già la struttura da sola non fa modifiche, abbiamo anche il tecnico incaricato e siccome i residenti all'epoca dell'ospedale hanno deciso che andava bene così, ma poi è nata l'ACI, l'ACI è nata dopo l'ospedale, le condizioni sono cambiate, il problema di personale lì è l'ACI. O mi fate, o mi date una valutazione tecnica, se no, per i residenti che sono in legittima buona fede può essere giusto o sbagliato. Siamo tutti d'accordo che con la rotonda questo problema sarà risolto, ma siccome non sappiamo i tempi di questa rotonda, mi sembra strano che noi interveniamo perché i residenti hanno detto diversamente. Quindi volevo chiarimenti su questi aspetti e l'assessore ai lavori pubblici sulla area stazione. Grazie. Ci sono altri interventi nel merito? Così adesso diamo una risposta definitiva e poi passiamo agli altri di nuovo. Quindi altri interventi nel merito non ci sono. Quindi inizio a dire qualcosa io, poi do la parola ai tecnici e all'assessore Mazzocchi. Allora, ditta Colombo. A parte che con il Colombo il 50% di quello che abbiamo trattato di risolto, perché se ricordate abbiamo ottenuto la tariffa verde, si fa tutto il dimenticano, ma i commercianti l'avevano posto come un problema esiziale ed è stato risolto. Quindi il 50% l'abbiamo portato a casa. Adesso proviamo il piano plano del traffico, è un documento di obbligo e lo trasportiamo al nostro. E quindi le cose scritte lì verranno. Qui non c'è più da trattare, quello è tutto. Poi sui tempi della rotazione pensavo di essere stato chiaro, stiamo aspettando che torni indietro questa benedetta convenzione firmata e non dubito che tornerà perché sarebbe bizzarro, usiamo questo termine, che per la seconda volta si tornasse alla casella di partenza e quindi appena c'è la firma poi si procede, quindi domani siamo arrivati prima.
Sui sensi unici, per essere estremamente chiaro, il comandante l'ha detto con grande finezza, io sono molto più rozzo diretto, sui sensi unici proposti ci sarà la verifica di 6 mesi, quali essi siano. Se andremo poi a vedere se funzionano bene, se non funzionano, non sono le sacre tavole, si fa la valutazione e ovviamente si può cambiare. Detta così, presumo che sia ben chiaro a tutti. Mazzocchi e poi Giunzoni. Sì, chiedo scusa, mi ero dimenticato di fare la parte della domanda, non è che non ho voluto rispondere a questo. Il parcheggio ormai da tempo fa parte di quel pacchetto di opere pubbliche che sono finanziate con la realizzazione. Come sapete l'asta, l'ultima asta è andata deserta, per cui quando sarà rifatta l'asta e penso presto, se andrà a buon fine si riuscirà a finanziare queste opere di cui il parcheggio della stazione fa parte, se non sbaglio, una volta con me il programma delle opere pubbliche, ma se non sbaglio con un importo di 100.000 euro. Sì. Conferma. Allora adesso andiamo su dichiarazione di voto. Chi parte? La mia è una dichiarazione di voto personale che non vincola assolutamente gli altri membri del gruppo Prima Sardegna. Ero orientato a votare a favore, le risposte che ho avuto in modo particolare dall'assessore Mazzocchi, dall'assessore Visconetti, dei loro, dei tecnici, mi hanno convinto che è meglio che io voti per un'astensione sulla fiducia, perché non mi si può rispondere, è un buon piano, tutto quello che è scritto verrà fatto se non si dice quando e se soprattutto non si dà un minimo di certezza che ciò verrà fatto. Perché sto piano poteva anche prevedere una nuova cattedrale di Notre Dame, molto bella, e quindi il piano sarebbe stato perfetto, però si sa che la cattedrale non viene fatta. Ci sono delle criticità evidenti che non si risolvono cambiando un cartello o cambiando un senso unico. Se non si interviene lì, il nuovo piano pratico, non siamo dei mali ingegneri, sarà un'ottima cosa, ma sarà un altro punto. Quindi io personalmente mi asterrò. Bene, ringraziamo il capogruppo Brandolini, il capogruppo Lombardi. Sì, una considerazione molto rapida in sede di io non posso associarmi ai giudizi, tutto sommato, complessivamente positivi, sul piano e sulla complessità del piano che anche i colleghi della minoranza hanno espresso. Questo, ecco, vorrei, come dire, sviluppare alcune rapide considerazioni senza entrare troppo nel dettaglio, ovviamente, ma sulla filosofia complessiva del piano, perché credo che nel momento in cui, al di là della relazione che abbiamo a fare sulle osservazioni, credo che uno strumento di pianificazione, uno strumento quindi di organizzazione complessiva, quindi all'interno del quale non è giusto, non è corretto isolare singoli elementi, ma provare a dare una lettura complessiva. Ecco, io penso che il piano sia un piano, come è stato sottolineato, completo e molto interessante, e non vorrei scordare che questo è il terzo piano urbano del traffico, e credo che i piani precedenti, l'attuazione dei piani precedenti, come il comandante Benizona più volte sottolineato, ci ha ricordato, sono stati sostanzialmente attuati nei tempi e nei modi. Quindi anche, ripeto, l'ultima osservazione del collega Mandolini, certo, si dovrà fare il possibile perché interventi di estremamente qualificati e qualitativi all'interno del piano possano essere attuati nel presente possibile, però non dimentichiamo che il piano è uno strumento di pianificazione. Quindi non può essere corredato nel momento in cui si approva di una tempistica che viene necessariamente, specialmente per gli interventi più
consistenti di ordine a tempo. Se non vado errato, l'ultimo piano è stato attuato e comunque laddove non è stato attuato è nelle condizioni, cioè laddove non è stato ancora attuato dipende dalla attuazione di alcuni interventi di carattere urbanistico che erano integrati profondamente al piano, sto che le cavi per risparmiare tempo. Beh, io credo che attraverso una valutazione di quelli che sono gli interventi che potremmo chiamare interventi di tipo più strutturale e interventi molto significativi, tanto come già detto, la stazione, ma anche la rondò, ad esempio, e che quindi questo richiederà interventi dei lavori pubblici, richiederà una progettualità, richiederà tutto questo, ma il piano indica la direzione di marcia. Accanto a questi, interventi che potrebbe definire mobili, cioè da verificare, come si diceva prima, in corso d'opera, laddove l'attuazione del piano che risponde ad una sua filosofia, ad una sua logica, e che quindi ha un senso unico, va in una direzione perché risponde a questo, ma potrebbe darsi che con dei fatti questo. È chiaro che un senso unico modifica abitudini, modifica modi, lo dico anche per esperienza. Cioè, io andare a casa oggi rispetto al passato faccio un chilometro e mezzo in più, se vedete se avevo più senso risparmio un chilometro e mezzo quando vado a casa, cioè quindi tutti i sensi unici provocano, questo è stato verificato, ma la scelta di indicare il senso per quale gesticcio del senso unico all'interno del piano corrisponde alla filosofia generale del piano, poi si andrà a verificarlo in concreto. Quindi ci sono degli interventi che sono interventi rinviabili, non perché bisogna mandare le carene, ma perché richiedono una fase, l'avvio, dopo l'approvazione del piano, l'avvio di una fase di progettazione precisa, e interventi invece che possono essere progressivamente, immediatamente, perché appunto rispondono invece ad una logica di sistemazione complessiva, no, che può essere. Quando dico uno strumento di pianificazione e di organizzazione, certo, lo sottolineava prima il collega Cuneta, ci sono, forse mettendo a fuoco gli interventi che dobbiamo fare, se sono vicini, dimentichiamo tutta la parte importantissima, preliminare, che il piano di dati, che il piano ci consegna, e l'analisi, certo, cioè quell'analisi importantissima, che tra l'altro è su modo, mi pare, un meccanismo della provincia per quanto riguarda la rampa. Quindi usciamo dalle chiacchiere, dal si dice, dal forse, magari per entrare concretamente. Però c'è una serie di rilievi che sono alla base di certe scelte che sono fatte del piano, cioè di un'indicazione che va in una direzione anziché in un'altra, proprio perché tutta quella quantità, quella messa di dati, di rilevamenti, e questo è la sostanza del piano. Cioè, quando uno poi vede il piano, no? Mi ricordo appunto anche le esperienze passate, quando uno vede il piano, tutto sommato è ovvio che l'attenzione va, ma questo senso unico dove va? Qui cosa ci mettiamo? Quale segnale? Ma questo nasce da tutta una fase, diciamo, istruttoria, che io credo sia proprio il termine economico, il core business del piano, la parte diciamo, la sostanziale del piano. Quindi mi pare che ci sia un impianto generale ampiamente condivisibile. Due flash di Andrea Costa, ma di Andrea Costa no, una sperimentazione, anche questo si sperimenterà. Io ricordo che abbiamo già tentato molti anni fa, abbiamo attuato un senso unico di Andrea Costa, ma lì appunto non c'era ancora. Quindi la criticità si era manifestata. Io credo che la soluzione adottata possa essere una soluzione sicuramente sussurro, perché credo che ormai non regga più tutto questo. La direzione di marcia mi pare logica, mi pare più logica proprio alla luce di un assetto che sta prendendo con i parcheggi della città, perché questo poi si verificherà se questo è. Io sul discorso per, come utente, sul discorso di Achille e di Adescola, a me spiace,
tanto che adesso ci sia qualche problema per un'attività come, un'attività come, però io come utente non passo più dalla via Vescola se si cambia il senso unico, perché cioè pensare a una strada in discesa nel momento in cui va a cozzare con un obbligo di senso unico dalla via Vescola, cioè ipotizzare almeno un incidente al giorno, secondo me, visto anche poi come si arriva dalla via Vescola questo è un altro problema. Allora io credo che bisognerà accelerare il possibile, per fare la vera rotatoria, ma credo che fino a quel momento la situazione credo che non possa essere modificata. C'è già il problema con questo senso di cosa, ma tutti i loro rispetto che quindi si sarà già avuto il problema. Io penso che il piano nella sua complessità, non voglio dimenticare l'assetto che già il piano indica per tutta la parte relativa all'area scolastica, credo che anche in questo caso, anche lì sarà da sperimentare, da verificare, ma credo che ci siano, ormai anche poi andare con questa scopiando, quindi il piano va in questa direzione. Quindi ecco, ripeto, non entro nel merito generale, voglio limitarmi a una valutazione complessiva della, diciamo, delle linee ispiratrici del piano, e mi sembra che proprio a livello di queste linee ispiratrici delle caratteristiche di un strumento di pianificazione e di organizzazione dell'alloggio, penso che ci debba appunto non possa essere un voto convintamente positivo. Ringrazio il capogruppo Baggi, mi chiedo scusa, ma adesso le dichiarazioni di voto ci sono state, ma doveva dare la risposta proprio come andato prima, adesso mi avrei dato la parola, ma non data, ma per esperto anche di chi ha posto la questione, per rispetto anche che mi ha fatto un nome perché era Angelo parlando della San Mendo. Se mi chiede niente non mi sembra di sì, sì, però dalla mia io avevo risposto che la scelta era stata attuata essenzialmente per le caratteristiche dell'area e in funzione della sicurezza maggiore che si deve ottenere stante l'apertura dell'ingresso dell'ospedale. Il consigliere Poletta ha preso invece solo l'aspetto che dicevo, si era fatto un confronto con i residenti spiegando la motivazione delle scelte che sembravano attuare, ma le scelte che vengono molto quindi sono valutate le condizioni di sicurezza migliori e ottimali e si sono attuate spiegandole con i residenti che le hanno fatte. Adesso se qualcuno ritiene di modificare non si modifica, è estremamente pericoloso fare qualsiasi punto di discesa che si va a portare in un'intersezione curvilinea della via Vescovo, è estremamente pericoloso. Collegialità politica, così che rimanga anche agli atti, anche perché qui non c'era nessuna pregiudiziale, i dati dicono che va a peggiorare il settore abilistico, poi si può discutere sul fatto che su quale è la proposta alternativa, non l'abbiamo detto, ma l'ingegnere aveva già ipotizzato un intervento purtroppo in comune di Broni, in viabilità tutte strade in linea, però in comune di Broni che facendo proseguire via libertà consente di dare la libertà di accedere a quella rotondolina e andare verso Broni che dovrebbe aiutare comunque alla congestione di quell'area. Mi rendo conto che sarà difficile ottenere da un comune vicino la non monetizzazione.
realizzazione dell'area della rampa e al contempo un intervento migliorativo che poi di fatto è un migliorativo più per stradella che per Prodi. Sarà tosta una contrattazione di questo tipo, non so quali siano, se avete già parlato con i Prodi, al di là della valutazione che sta facendo la provincia, poi è comunque un intervento che credo andrà a pagare il comune, perché sono strade comunali, non è fatto di intervento provinciale, è stato di libertà, prospicendi alla agricola, se non sbaglio, se non si è un tratto comunale con i Prodi. Quindi dovrà essere una cosa che sarà appunto oggetto di una valutazione per il miglioramento di tutta la mobilità. La dichiarazione di voto è che appunto abbiamo, come ha detto Lombardi e collega Brandolini, rilevato sicuramente tanti aspetti oggettivamente interessanti perché riguardano l'analisi di dati oggettivi, non di scelte politiche, un po' di timidezza invece su alcune scelte, un po' di non chiarezza su altre, per questo anche noi ci asterremo. Grazie. Allora adesso sulla modalità di voto dobbiamo mettere i voti prima l'accoglimento o meno parziale totale delle osservazioni, poi alla fine il voto generale su tutto. Allora io direi partiamo con la prima osservazione che appunto riguardava un solo punto e che la proposta di accoglierla. Chi è favorevole? 3, 5, 6, 3, 9, 10, 11, 12, 13, 13, corretto. Chi si astiene? 4. Chi è contrario? Nessuno. Allora, sulla prima 13 sì e 4 astenuti. Passiamo alla seconda osservazione, anche questa un solo punto, la proposta è che temporaneamente di non accoglierla. Chi è favorevole a questa proposta? Sì. I soliti 13. Chi è contrario? Chi si astiene? 4. Allora, sul secondo stesso tipo di votazione. Sulla terza proposta si divide in due punti. Per entrambi i punti la proposta è di accogliere, però io voterei per punti separati perché appunto sono due nell'osservazione. Allora, terza osservazione, primo punto sull'accoglimento, chi è favorevole? 13. Chi è contrario? Chi si astiene? 4. Sul secondo punto della terza osservazione, chi è favorevole? Sempre 13. Chi è contrario? Chi si astiene? 4. La quarta osservazione riguarda un punto solo e la proposta era del parziale accoglimento. Chi è favorevole? 13. Chi è contrario? Chi si astiene? 4. E arriviamo all'ultima proposta, la quinta, che conteneva 4 diverse osservazioni. La proposta per tutte e 4, ma le votiamo una per una, è di parziale accoglimento. Sul primo punto chi è favorevole? 13. Chi è contrario? Nessuno. Chi si astiene? 4. Sul secondo punto della quinta osservazione chi è favorevole? 13. Chi è contrario? Nessuno. Chi si astiene? 4. Sul terzo punto della quinta osservazione, chi è favorevole? 13. Chi è contrario? Nessuno. Chi si astiene? 4. E sul quarto punto della quinta osservazione, chi è favorevole? 13. Chi è contrario? Nessuno. Chi si astiene? 4. Ora poniamo in votazione tutto il piano urbano del traffico comprensivo di tutte le osservazioni così come le abbiamo votate. Chi è favorevole? 13 sempre. Chi è contrario? Nessuno. Chi si astiene? 4. A questo punto possiamo dare immediata retroattività. Chi è favorevole? Sempre 13. Chi è contrario? Nessuno. Chi si astiene? 4. Bene, ringrazio il professore e possiamo congedare anche chi ha presente.
qualche problema di... Grazie. Bene, invitiamo per il posto la dottoressa Barbuzzi per i successivi punti dell'ordine del giorno. Salutiamo anche la signora Raggi. Certo, perché Barbuzzi no, giustamente ce la va a parlare, ma per motivi di lavoro e di richiedono orari abbastanza lunghi per il primo. Quindi Francesca per motivi di introdotto, Antonio di Tutti. Allora, circoliamo. Allora, passiamo al punto numero 3, all'ordine del giorno. Bilancio di previsione 2017-2019, aggiornamento al gruppo 2017-2019, seconda variazione, la parola alla Presidente Vannini. Buonasera a tutti, ringrazio il Sindaco per l'apertura della seconda variazione. Questa è la seconda variazione al bilancio 2017, fatta sostanzialmente per iscrivere l'entrata corrente euro 66.500 quale trasferimento dallo Stato per i richiedenti protezione internazionale ed un'altra somma di euro 5.490 per l'installazione degli impianti pubblicitari. In uscita, non avendo i fondi per i migranti alcun vincolo di destinazione, vengono finanziate le seguenti spese. Euro 26.500 per l'integrazione rette ospiti casa di riposo. Euro 4.600 per acquisti e prestazioni scuola materna. Euro 3.000 per trasporto scolastico. Euro 2.200 per promozione associazionismo in ambito culturale. Euro 3.500 per Osmagiala Attuaria. Euro 6.500 per progetti e iniziative per i richiedenti protezione internazionale da concordare. Euro 5.480 per consulenze e liti ufficio tributi. Euro 21.350 per incarico multidisciplinare per il partenariato per l'efficientamento energetico. Grazie. Allora, ringrazio la Presidente Vannini. Io mi ricordo che questa variazione è essenzialmente della campagna dell'applicazione dell'articolo 12,2 del decreto legge 22 ottobre 2016 numero 123 convertito dalla legge 1 dicembre 2016 numero 225 che ha istituito un fondo per concorrere agli obblighi dei comuni che ospitano i richiedenti di protezione internazionale. Con successivo decreto del Ministero dell'Interno dal 30 dicembre 2016 sono stati individuati i criteri di riparto per la distribuzione del fondo, atteso che la dotazione complessiva per il 2016 era pari a 100 milioni di euro. Sono interessati da tale erogazione comuni, su cui il territorio esistono centri di accoglienza istituiti dalla prefettura, cosiddetti CAS, nonché strutture della rete SPAR. L'ammontare delle risorse per ciascun comune calcolato sulla base delle presenze alla data del 24 ottobre 2016. A riguardo, il Ministero dell'Interno ha comunicato che lo scorso 26 aprile sono venuti gli accreditamenti in favore del Comune Principaria secondo una tabella che viene allegata e per la quale il Comune di Stradella ha ricevuto 66.500 euro, quindi 500 euro per migrante per 133 migranti, censiti alla data che vi dicevo prima, che era quella del 24 ottobre 2016. Da ultimo, la dotazione della prefettura, di tutte le prefetture, le risorse non hanno vincolo di destinazione, potranno essere utilizzate dalle amministrazioni comunali secondo le specifiche esigenze del proprio territorio. Ora, vi confesso che quando è uscito questo decreto legge per questa conversione, non è che fossi convinto appieno che ciò si sarebbe verificato.
da sondeggiare appunto dalle casse comunali, e questa è invece la medaglia di quanto abbiamo discusso in sede presidentale. Posto il fatto che questa cifra non deve ristorare nessuna spesa effettiva del Comune di Stradella, perché il Comune di Stradella non ha speso un euro per i migranti, se non la condivisione di alcune strutture pubbliche e per permettere loro di fare sport e permettere loro di fare laboratori, e i servizi che il Comune dà, soprattutto alla LANRAF, ma anche ai servizi sociali quando è stato richiesto, e comunque sono interventi. Di questi 66.500 euro, come vedete, la gran parte va nei servizi sociali, nella SARS, soprattutto per spese di tipo sociale, ma anche di tipo culturale. Poi c'è una parte che va a finanziare un incarico e un'altra parte che va a finanziare, poi al limite spiegherà la dottoressa Bonduzzi. Ci è sembrato, mi è sembrato, poi abbiamo condiviso questa scelta, diciamo dignitoso, quantomeno dignitoso e rispettoso, utilizzare una parte di queste assegnazioni, anche se non avevamo intenzione di farlo, per creare un fondo per sviluppare progettualità o per dare fiato alle progettualità esistenti, perché non ci sembrava giusto ricevere una somma di questo tipo per la quale effettivamente anche fossimo ammazzati senza dare anche l'insegnamento. Quindi è bello che parte di questa destinazione sia dato, per esempio, per pagare le rette, per contribuire al pagamento delle rette degli anziani, per la scuola materna, per il trasporto, per alcuni interventi culturali, per l'incarico che poi dice, ma comunque è anche giusto aver destinato una parte di questi fondi, pari tra l'8 e il 10% a questo intervento. La variazione è stata illustrata in conferenza del capigruppo congiunta con la commissione prima, e la documentazione appunto è stata messa a disposizione del consiglio. Ecco, io ho la dottoressa Bonduzzi qui a disposizione per i vostri eventuali chiarimenti tecnici. Io aprirei la discussione su questo cinema. Mi chiede la parola. Capogruppo. Sì, grazie Sindaco. Tra l'altro sulla questione dei migranti abbiamo preso, quindi, che non si dibatte stasera nonostante la lunghissima sua comunicazione. Io una proposta in tal senso tra l'altro ce l'ho e la lascio meditare in attesa del prossimo Consiglio Comunale. A noi non dispiacerebbe, a me non dispiacerebbe poter visitare questo centro, proprio per chiarire un po' se certe motivazioni, che non è una, sarebbe perché i suoi che stavano manifestando giovedì scorso, io davanti al municipio, che era chiuso, perché giovedì pomeriggio era chiuso, erano circa una settantina, un'ottantina, quindi erano la maggioranza di quelli che sono ospiti. Io ho la sensazione che oltretutto qui qualcuno ci guadagna, ho sempre avuto questa sensazione, e forse anche troppo, e chi perde sono, chi ci perde sono soprattutto coloro i quali stanno lì in una situazione non troppo agevole, e anche, se vogliamo, la nostra città. Quindi io le lascio questa proposta, se può organizzare una visita all'interno del centro, magari non preannunciata, vediamo se ci fanno entrare, vediamo come quello che succede all'interno, perché a me risultano informazioni non del tutto così positive come quelle che hai detto. Per quanto riguarda questo punto, invece, volevo un chiarimento, nel limite del possibile, dalla dottoressa D'Arpa o dalla dottoressa Bagunzio da entrare. Qualche giorno dopo la riunione della commissione, in cui ho presentato questo provvedimento, qualche sindaco, uno in particolare, ha espresso perplessità di due tipi. Il primo, che possano essere utilizzati questi fondi senza una destinazione specifica, e il secondo, dicendo che sarebbero da attribuire non tanto all'esercizio 2017 ma all'esercizio 2016. Io onestamente
su un punto, cioè che non abbiano una distinzione specifica, non sono d'accordo con quanto sosteneva questo sindaco, che poi è stato più ovvio anche da esterno, per intenderci. Perché in effetti c'è una comunicazione del Ministero dell'Interno e penso che a questa si siano poi rifatti i prefetti nel comunicare, che dice che le somme non sono vincolate a specifiche destinazioni in quanto alla disposizione normativa per intendersi quale misura solidaristica. Però onestamente resta ancora a me personalmente il dubbio se andavano imputate l'esercizio 2016 come residui o seppure una variazione sull'esercizio sul bilancio 2017. Intanto che se facciamo come verifica la intervento sul fatto che si sarebbe realizzato, quindi non andiamo a mettere ora sostanzialmente come entrata già di cassa, perché sono già incassati, è qualcosa che finalmente si può fare. No, duramente c'è una quota di decreto legge, come ricordo, due che non c'erano per criteri, il Ministero li ha fatti nel 2017. Poi c'è una quota di dubbi. Noi riteniamo che sia corretto questo. Vorrei anche il primo era di ottobre 16, per noi il bilancio era già in avanzato stato di composizione, quindi poi sinceramente non vedo dov'è il problema. È un'entrata, conto se fossero saltate entrate spese, però è un'entrata che viene scritta nel vostro bilancio e le spese vengono scritte nel vostro bilancio. Bene, altri interventi? Capogruppo alla Camera. Sì, grazie, signor Sindaco. Ma prima di entrare nel merito, diciamo, della variazione di bilancio, volevo portare il nostro contributo invece su quella che è la situazione che anche collega Di Michele nella presentazione in precedente anche le risposte che aveva dato sindaco, citando anche le dichiarazioni di Cini e anche di quanto emerso da questo confronto tra il viceprefetto e la delegazione di ragazzi che sono stati ascoltati, ospiti qui al nostro centro di accoglienza di richiedenti asilo. Perché diciamo che la protesta che c'è stata giovedì a nostro avviso non va tanto analizzata in quelle che possono essere le questioni rivendicate dai ragazzi sulle quali si può appunto dibattere, nel senso che sulla qualità del cibo è vero che è una questione che in alcuni termini può anche essere soggettiva. Quello che più ci preoccupa invece è la questione relativa ai tempi di trasferimento, che poi è questo secondo noi l'elemento che più può mettere in difficoltà l'equilibrio tra quello che è la situazione di questi ragazzi e la comunità e il territorio nel quale sono ospitati, cioè quello che noi rappresentiamo e dobbiamo amministrare. Perché poi il problema di fondo è proprio questo qua, cioè che quelli che sono i 3-6 mesi nei quali i ragazzi dovrebbero rimanere in questa struttura, che è una struttura estremamente appunto temporanea, perché è organizzata in tende all'interno di un capannone, si allungano a 9 mesi anche a un anno. Ed è questo che poi diciamo fa diciamo crea credine e frustrazione all'interno del campo e dei ragazzi.
necessario che a nostro avviso il sindaco faccia presente questa situazione qua al prefetto, affinché se loro non sono in grado di garantire i trasferimenti a 3-6 mesi, rivalutino l'opportunità di proseguire una struttura del tutto per casi. Grazie. Parto dal... Ah no, ho visto che Antonio continuiamo a questa parola. Grazie signor Sindaco, anch'io brevemente per aggiungere che l'occasione ci obbliga a fare una riflessione sull'opportunità che abbiamo, adesso perché in funzione di grati arrivano anche dei soldi e questa variazione è importante, è strategica anche per l'economia spettacolare, ma è inevitabile una riflessione sulla situazione, sul ruolo fondamentale di guida, anche di guida etica che abbiamo come amministrazione pubblica. Noi abbiamo una situazione di razzismo e di islamofobia crescente, e non solo in altri paesi, anche in Italia, ci sono attacchi terroristici spaventosi che la alimentano in maniera strategica. E quindi noi dobbiamo essere compattamente, aggiungerei, quindi tutti, in tutte le aree politiche, di buon senso, una voce autorevole sia verso le altre istituzioni che eventualmente non adempiono ai loro obblighi, sia verso i cittadini che inevitabilmente vedono il comune, che pur non è coinvolto direttamente, un soggetto con una situazione vicina che dovrebbe in qualche modo rispondere a tutte le loro esigenze. Sì, la situazione degli immigrati, come diceva il consigliere Alle Capra, è una situazione comunque assolutamente non in linea con un normale trattamento di richiedente asilo. Mesi, ricordiamoci anche come è stato nel passato, molti mesi di incertezza per la richiesta del permesso di soggiorno temporaneo, questo 2 anni fa già, poi per quello definitivo, poi per le visite del medico, poi per la scuola di italiano, che la Croce Rossa, nonostante abbia i fondi per farla, ha sospeso definitivamente in funzione del fatto che il nascente e poi consolidato laboratorio permanente per il dialogo delle culture svolge e continua a svolgere in maniera totalmente gratuita. Poi le continue segnalazioni sui bagni non funzionanti, sull'acqua calda che non c'è, sul clima sia caldo che freddo insostenibile, in un capannone che è allestito come campo di emergenza dal settore della protezione civile della Croce Rossa, che lavora con sfollati, alluvionati, terremotati, ma qui sono persone che rimangono costantemente in quella struttura, quindi è chiaro che questa struttura non è idonea. Ci è capitata dal cielo nell'agosto di 2 anni fa, adesso sono passati 2 anni, la sua natura temporanea è diventata una natura definitiva, è nostra responsabilità continuare a scrivere, e se il sindaco scrive alla prefettura, lo invito a rendere pubbliche queste comunicazioni, qualora non ritengano dati, voglio dire, o informazioni personali o comunque strategicamente sfavorevoli rispetto alla loro condizione, ma invito a far partecipare alla sindinanza che tipo di sollecitazione lui faccia alla Croce Rossa e alla prefettura, formalmente o informalmente, rispetto a tutto questo. Quindi quello che abbiamo visto, anche raccogliendo direttamente le testimonianze prima dell'episodio della protesta a cui adesso arrivo, è che sicuramente ci sono strutture in cui si può dire gestite meglio, sia dal punto di vista della formazione sui documenti, sia dal punto di vista della continuità del pocket money, sia sulla struttura stessa, cioè parliamo delle cose basilari che servono ai clienti asilo, il wifi è una esigenza fondamentale per la comunicazione a casa, servono dei bagni e servono dei letti, quindi abbiamo segnalazioni continue di letti insufficienti, di bagni non funzionanti e situazione termica allucinante. Che in tutto questo ci si aspetti che non ci sia un po' di malumore, quando 130 persone sono di fatto obbligate a stare lì, è ingenuo, anzi siamo, diciamo, andata bene che non è successo niente di grave, che comunque è stata una protesta non violenta e che c'è stato un intervento di strategia e di contrattazione molto intelligente da parte dei carabinieri, che hanno ottenuto una remissione dell'attività di protesta. Il sindaco ha accennato che addirittura è stata una segnalazione dove qualcuno ha consigliato ai profughi di fare questo. Se fosse questo, io invito tutti ad essere molto attenti su una cosa del genere, perché se fosse questo veramente siamo a livelli di comportamento quasi criminale. E noi abbiamo avuto notizia che tutti i volontari che collaborano con i migranti hanno condannato la modalità, hanno parlato con i migranti di quello che è successo, anche ottenendo, non ottenendo questa informazione specifica, ma ottenendo di nuovo le conferme delle segnalazioni di cui ho detto prima. E probabilmente l'aver ascoltato qualche consiglio sbagliato e non sapere che non è il comune, che vedono come istituzione, non lo sanno,
dire. Anche questa è una pecca della Croce Rossa, come non gli spiega come funziona il ciclo dei documenti e della cittadinanza per chi interessa, del lavoro per chi interessa, non lo spiega neanche che non è comune che esistisce il campo. Quindi, ok, ne prendiamo atto. Quindi sicuramente è stata una sorpresa questa protesta, la modalità è stata condannata. Detto questo, le cose che sono emerse rimangono lì. Quindi, che cosa possiamo fare noi? Prima di tutto, niente panico ed essere estremamente rassicurati nei confronti della popolazione, che a volte è anche facile al padrone. Mia mamma abita di fronte esattamente al comune, i migranti e i clienti esili erano seduti sul suo gradino, ha offerto qualche bicchiere d'acqua, ma non si è spaventato, dato che non c'era nessun atteggiamento violento né di forza. C'era un sit-in, di protesta, sicuramente discutibile e sicuramente condannato, però questo è stato. Quindi niente panico, i disagi sono stati contenuti grazie alla professionalità delle forze dell'ordine, di cui ho già detto. A questo punto che cosa possiamo fare noi? A Stradella, nonostante queste carenze gestionali, perché io qui mi sento di ormai chiamarle così, carenze gestionali da parte del soggetto che è pagato per gestire questo campo, cioè la Croce Rossa provinciale, ma neanche il comitato di Stradella, abbiamo l'opportunità di destinare alcuni fondi liberamente. Questi fondi arrivano inaspettatamente e arrivano proprio in funzione del fatto che i migranti sono sul territorio. Allora, noi abbiamo avuto più volte l'opportunità di discutere del fatto che la presenza di migranti ci può consentire di utilizzare punti di contatto con loro e progetti che si possono fare con loro, non tanto soltanto per fare un'integrazione a loro beneficio, ma perché l'integrazione è a nostro beneficio, perché una maggiore comunicazione tra i cittadini, le istituzioni e loro significa che non si verificano proteste, significa che c'è un clima più tranquillo e più sereno per tutti, significa che le persone sono più che le persone che abitano in questo campo temporaneamente, in tempi più o meno lunghi, sono più orientate su quali sono i loro doveri e i limiti del loro comportamento a 360 gradi. Significa che abbiamo l'opportunità per migliorare la nostra vita prima ancora di quella dei migranti. Allora, sapendo che c'è un gruppo di volontari che in maniera spontanea si è organizzata per fare specificatamente attività che coinvolgano i migranti in percorsi di educazione italiana, di educazione professionale, di corsi di informatica, di lavoratori di alzatoria, queste attività sono insieme professionalizzanti, aggregative, orientative per loro e di arricchimento per la comunità tutta. Sapendo che questo comitato non ha i soldi per comprare una serie di macchine per cucire che costano molto poco, e sapendo che sono arrivati 66.000 euro in funzione della presenza dei migranti, mi sembra poco, meno del 10% destinato all'attività da fare lì, sapendo che ci sono, che io vedo comunque due priorità. La prima è che le condizioni igienico-sanitarie del campo non siano più un problema, perché non è possibile che i bagni rimangano rotti per mesi, che già sono sotto numero, e poi adesso forse per grazie di Dio arriva un nuovo container, ma non è possibile, cioè questo crea dei problemi di salute per tutti presenti e cittadini intorno e crea dei problemi psicologici. Quindi io non so fisicamente quali siano gli strumenti del comune, però invito il sindaco a scrivere lettere tutti i giorni e a pubblicare. A questo punto, ogni volta che fa una lettera che sollecita alla CRI provinciale o alla prefettura, la pubblichi sul sito del comune, così sappiamo che tipo di pressione, che tipo di risposte soprattutto vengono date, perché se rimane una comunicazione di fiducia telefonica è difficile poter valutare le responsabilità e l'efficacia del lavoro di ciascun soggetto coinvolto, visto che qui parliamo soltanto di attività di sollecitazione che l'amministrazione può fare. Detto questo, quindi, visto che peraltro il laboratorio di sartoria è un'attività che può anche generare delle entrate, nel senso che comunque si tratta di fare delle frazioni, delle costruzioni, creazioni di oggetti che possono anche essere venduti nell'ambito dell'ordistica, ci sembra un'attività che andrebbe sostenuta. Quindi, dato che questa cifra è una tanto, non credo che sarà annuale, non credo che sarà riproposta successivamente, dal nostro punto di vista ci sembra realistico immaginare almeno 10.000 euro, non 6.500, da qui a N, da qui al futuro, per iniziative che hanno direttamente a che fare con la creazione di punti di contatto tra i migranti e la cittadinanza. Questo è quello che ci serve in questo momento per evitare che ci siano situazioni di pericolo e che ci siano situazioni di frustrazione. Ovviamente non sono soldi che vanno in tasca ai migranti, sono soldi che non vanno in tasca a nessuno, sono soldi che possono essere spesi per l'acquisto di attrezzature o per l'uso di spazi. Quindi ho
ognuno di noi, dice la sindaco, ha la propria visione e la propria opinione, sì, ma anche no, nel senso che c'è un'opinione corretta e c'è un'opinione sbagliata, c'è quella che ghettizza e condanna tutti, che è di un partito più in particolare, e c'è quella invece che dà il beneficio del dubbio a ogni persona e una dignità a ogni persona. Questa è l'unica opinione corretta che noi dobbiamo sostenere e dobbiamo comportarci di conseguenza, abbiamo una responsabilità tutti come amministratori pubblici per farlo. Quindi, preso atto di questo, mi sento di porre in valutazione questo tipo di proposta, cioè che oltre al grosso di diciamo di variazione che riguarda le servizi sociali, che hanno sempre bisogno e avranno sempre bisogno, qui non c'è un tetto massimo di soldi che servono in questo capitolo, più ce ne sono più ne servono, si faccia una valutazione anche sulla necessità di utilizzarne una parte maggiore per progetti che da qui al futuro indefinito riguarderanno i migranti, che continueranno il nostro malgrado, non è una decisione nostra, ad abitare quella struttura o struttura che la prefettura Conte Assuo vorrà identificare successivamente come più idonea per ospitare i migranti. Ho finito nel chiedere soltanto un chiarimento su una delle voci di spesa, cioè la valutazione finanziaria per il partenariato e per il settimane energetico, di cosa si tratta, perché non ho capito. Vengono previste in uscita, tra le altre spese, anche un nuovo incarico professionale per una valutazione tecnico-economica, finanziaria e legale per il partenariato per il centramento energetico. Che cosa si tratta e partenariato tra chi? Che cosa riguarda questa spesa? Grazie. Se non ci sono altri interventi di chiarimento, io comincio a dare qualche risposta e poi sull'efficientamento il sindaco darà. Allora, a me sembra che al di là delle considerazioni e delle valutazioni che hanno fatto gli esponenti della sala nuova abbiano ripetuto di fatto tutto quello che avevo già detto nella mia relazione, ma non una volta sola. Ci sono 8 documenti del Consiglio Comunale di un anno e mezzo che riportano sempre queste cose qui. Non sono cambiate da circa un anno, io sto dicendo alla prefettura le cose che il consigliere Correa, che il capogruppo alla capo, che il capogruppo Brandolini anche sui giornali stanno dicendo. Che sono cose di buon senso, cioè che una struttura del genere non può tenere lì le persone più di 4-5 mesi. Queste cose io le rappresento continuamente al prefetto, al viceprefetto. Certo è che non posso obbligare organi dello Stato a fare quello che voglio io. Io posso solo, e non faccio vagonate dirette, periodicamente o mi faccio ricevere, o telefono, o dialogo con queste persone qui. Di più, c'è stato un pesante intervento che sono diciamo anche di parlamentari, in base al quale la prima volta è stata fatta la valutazione. Se le cose vanno avanti così, faremo in modo che ci sia un ulteriore intervento anche dei parlamentari, perché va bene, lo capiamo tutti. Quindi tornare a ribadire cose che già sono state fatte, va bene, si riempie di soddisfazione, ma sono tutte cose che abbiamo. Si parlava del wifi, ce l'hanno da primo anno. Certo, no, questa è la storia. Ma ce l'hanno da primo anno perché serve per parlare cose, ma perché anche lì critica anche lì a Valanga, gli avete dato anche il wifi. Però poi, quando c'erano gli ammassamenti dietro, no? Al Gulliver la gente si arrabbiava, non capiva che erano lì perché c'erano wifi. Sì, adesso se lei ha la schiena dritta, noi siamo con lei su questo. Sì. Se le critiche per adesso no? sono di cattivo, sono di buon senso, saranno tacciate queste critiche. No, no, però se queste cose continuano ad esserci, noi dobbiamo parlare a tutti così. In un anno e mezzo abbiamo parlato per 8 volte in 8 consigli, mi sembra che ogni tanto non ne parlo, ma ogni tanto, anche perché ci sono altre. Allora, sulla richiesta che faceva il capogruppo Brandolini, io chiederò al prefetto, perché di fatto già una volta ho fatto un errore, ci ho accompagnato un ex parlamentare senza sapere che lo potevo entrare, non ha subito fatto. Allora io chiederò alla prefettura se è consentito almeno a consiglieri comunali, oltre che al sindaco che ha autorizzato, di poter fare una visita alla struttura, poi ve lo comunicherò tutti in modo tale che
però ho bisogno di essere autorizzato al prefetto. Ma non è una scusa, è così, purtroppo posso entrare io la prefettura e l'UNCR o il ministero. L'affermazione che probabilmente qualcuno gli ha commentato, gli hanno detto di venire a protestare davanti al municipio, non l'ho fatta io. Ho riportato nella relazione della CRI, è la CRI che dice queste cose, che deve fare le verifiche, non lo dice il sindaco di Stato. Io mi sono fatto un'idea e voglio capire se ho ragione, ma devo fare l'accertamento. Nella comunicazione che mi ha mandato la CRI, io ho detto che loro pensano che. Questo è un discorso della CRI. La CRI oggi è stata chiamata dalla prefettura anche per queste cose, qui mi immagino io. Ma è per quello che io continuo a chiedere di avere il report della visita dell'UNCR al Ministero. Voglio capire A, cosa hanno stabilito, B, cosa hanno detto. Perché nella vita i casi succedono. Ma se dopo un evento, a distanza di un giorno e mezzo, ne succede un altro che non si era mai verificato, e io dico, sbaglio, smettitemi, va bene. Cioè, voglio capire. A questo punto io direi se... Non... Ah no, c'è da dare la risposta al vice sindaco per quanto riguarda il capitolo dell'efficientamento. Sì, il 20 aprile è stato presentato al Comune di Stradella una proposta per l'affidamento di un contratto di concessione del servizio di energia ed elettrico degli immobili comunali per la realizzazione di interventi di efficientamento energetico e di riqualificazione tecnologica, compresa la gestione calore, che sappiamo tutti che è scaduta il 31/12/2016 e siamo in proroga per circa un anno. Allora, la proposta che è disciplinata dal nuovo codice dei contratti, decreto legislativo 50/2016, all'articolo 183, in modo particolare il comma 15. La documentazione è una documentazione molto ma molto corposa e gli uffici comunali non hanno la competenza specifica professionale per la valutazione della proposta, se non in parte dal punto di vista di parte tecnica, in parte finanziaria, ma la proposta rispetta dei canoni, degli indici talmente complessi che non abbiamo all'interno dell'organico questa specifica professionale per la valutazione, che dovrà riguardare appunto aspetti tecnici, economici, legali e anche procedurali. Allora, la variazione di bilancio è per questo incarico, per permettere al RUP di avviare la procedura per individuare un soggetto, comunque uno studio, che faccia questa valutazione. Quando il professionista avrà completato l'analisi della documentazione, solo allora si iscriverà a bilancio la proposta progettuale e si metterà a gara, così dice la legge, a gara questa proposta. È una gara pubblica. Nel bando di gara noi provvederemo al recupero di questa somma destinata al professionista e sarà messa a carico del soggetto che si aggiudicherà questa gara. Perciò è tutto a costo zero, per adesso è una partita di giro. Come ho detto prima, questa proposta, che è chiamata dal codice dei contratti finanza di progetto, è disciplinata specificatamente dal codice degli appalti. Ecco. Se la proposta sarà ritenuta una proposta di pubblica utilità che va negli interessi del comune, questa proposta, come ho detto, sarà messa in gara e il costo di tutta questa operazione sarà costo zero per il comune di Stradella. Però adesso parliamo solo dell'incarico del professionista per fare questa valutazione. Quando sarà fatta questa valutazione, allora discuteremo di quel progetto, perché ad oggi non sappiamo ancora nel dettaglio che tipo di progetto è, seppur abbiamo qualche idea, ma non specifica. Bene, se non ci sono più capogruppo, non sono più. Chi l'ha fatto? La proposta l'ha fatta una società, una multinazionale di Roma, con sede a Firenze e a Milano, la CNT. Bene,
Andiamo per dichiarazione di voto? No, secondo intervento, sì. Secondo intervento. Okay. Grazie signor Sindaco. Solo per sollecitare una risposta sulla proposta di aumentare a 10.000 la destinazione per progetti per i richiedenti di protezione internazionale, su cui non ho ricevuto risposta, e per ribadire che mi sembra utile, non ripetitivo, non doveroso, e non è doveroso appunto parlare di questa situazione a beneficio di tutta la cittadinanza che se lo dimentica in fretta, è sicuro. Forse mi permetto di darle con molta umiltà un consiglio, forse lei ne parla poco di questa situazione all'esterno, alla stampa e sui social media, e quindi è necessario invece parlare almeno nel Consiglio Comunale con un momento di rilancio dell'attività dell'amministrazione e di comunicazione all'esterno, e di ribadire quali sono i concetti anche per arginare proprio le derive razziste e le critiche improprie che vengono fatte, quindi lo ritengo importante. Quindi dicevo, la proposta dei 10.000, riguardo alla proposta invece, quella relativa all'efficienza energetica, non ho ben capito nella giunta quali siano i motivi per cui attività legate agli immobili comunali e all'energia non siano in competenza dei lavori pubblici e dell'ecologia, ma dell'assessore che rapporta le partecipate. Però prendo atto che non si occupa l'assessore dell'ecologia e ai lavori pubblici, ma un altro, che quindi immagino sia anche quello che ha sotto controllo. Rientra nelle deleghe dell'assessino, per il centro del nostro esempio. No, ecologia e lavori pubblici no, non è così. Sì, c'è solo territorio, rapporto della città partecipata, sto leggendo. Molte volte ci aiutiamo vicenda. Mi fa piacere, e lo sento parlare poco, l'assessore, questo è quello che e soprattutto anche perché questa attività riguarda il PAES, che è una delega esplicitamente data a un altro assessore, che è quello che abbiamo appena detto, riguarda da vicino il PAES. Va bene, prendiamo atto, è una prendita di giro a costo zero fino a un certo punto, perché se poi andrà a gara la società li recupererà questi soldi, noi li pagheremo comunque, non è che proprio un regalo, però sì, d'accordo, però nel senso faranno parte, oltre ai suoi utili recupererà anche questi soldi di progettazione, quindi poi il comune li pagherà comunque, non li paga adesso, ci mancherebbe, farà una gara, otterrà comunque le condizioni migliori in base alla gara, però questi soldi sono comunque spese a carico del comune. Quello che volevo dire è, adesso poi ne parleremo, ma non è che ne parleremo in consiglio, penso che sarà una materia di giunta, se lo porterete in consiglio anche solo per, se non è un progetto che va approvato dal consiglio, anche solo per informazione, mi saremo contenti. Ma è scritto bilancio? Ah, ok, per il momento. È scritto bilancio, viene in consiglio. No, ma anche solo la discussione sull'opportunità del progetto, quando è scritto bilancio è una decisione già presa ormai. Anche questo è materia di assemblea pubblica, ma è assemblea pubblica. Perfetto. Quando arriva rinnovo l'invito a fare un'assemblea pubblica, perché questa è materia da assemblea pubblica, secondo me. Per questo progetto, sull'opportunità di investimenti sui edifici pubblici, sulla radio, sulle cose. Io vi sto invitando, che dovete farlo. Vi sto invitando, grazie. Grazie. Il fatto che io non abbia dato risposta alla richiesta di elevare è già una risposta. Non possiamo farlo, ma io invito la Cuvetta e la Cuvetta che fanno un po' la Camera ad andare a vedere cosa faranno gli altri comuni con questi fondi. E poi arrivermi qua. Non mi interessa a me. E poi mi venite a dire qual è il comune che ha destinato più fondi al comune di Stradella e iniziative per l'integrazione. Però venite a dire. Cosa fanno gli altri non è importante, cosa facciamo noi? L'esempio che diamo agli altri, scusa signor Presidente, è proprio la cosa peggiore che potrebbe dire, cosa fanno gli altri, se fanno tutti male, se il sindaco di Mortara li fa lavorare grazie, però li facciamo come lui. Io sto dicendo che già avere dato un segnale del genere è importante, non stravolga quelle mie parole. E poi vado a vedere altri comuni cosa fanno con questi fondi. Così, per fare. Va bene, per dichiarazione di voto. Il nostro gruppo non partecipa alla votazione. Allora metto in votazione punto numero 3 all'ordine del giorno, dal bilancio di previsione 2017-2019 e aggiornamento DUP secondo variazione, chi è favorevole? Allora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dico bene? Ricordo 3, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, più di 10. Chi è contrario? 2.
chi si astenerà o chi non partecipa al voto l'ha già dichiarato. Il gruppo non si astiene nessuno. Immediata visibilità. Favorevoli, contrari e non partecipanti al voto. Stesso tipo di votazione. Punto numero 4 dell'ordine del giorno. Rinegoziazione dei prestiti della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. anno 2017. Io una brevissima e scarna descrizione, poi ho tutta la fortuna di aver avuto la sapere di disposizione. Allora, cosa fare? Non mi sono contato. Stasera, se non sei capito, non sono contato. Allora, l'impostazione del 2017, la Cassa Depositi e Prestiti ha formulato una nuova proposta di linee di prestazione dei mutui aventi determinati caratteristiche, cioè essere ordinario tasso fisso, variabile, flessibile, anche già modulato in anni scorsi, un importo del debito residuo di almeno 10.000 euro e la scadenza successiva a 3.000 euro. E ne date la possibilità di rinegoziare scadenze prefissate alla scadenza naturale più di 2 anni, che è stata l'opzione peraltro scelta in quanto permette di, virgolette, risparmiare sul bilancio 2017 il pagamento della seconda quota capitale di dicembre 2017 pari a 60.355 euro e di poter pagare la rata dei soli interessi di dicembre al 31 gennaio 2018. Inoltre nei futuri anni si beneficerà di una minor rata semestrale di 4.000 semestrale, 4.850 euro per annuale e 3 euro. Il periodo di adesione, dopo aver autorizzato l'operazione di consiglio comunale, è tra il 10 e il 26 maggio, attraverso il portale della cassa e la rimodulazione di tutti i contratti e le integrazioni di pagamento con la banca. Come dicevo, per ulteriori più specifiche informazioni, a disposizione della dottoressa. Chi chiede di intervenire? Capo gruppo. Io confermo quanto ha riportato correttamente la stampa quando quasi mai. Questa dà la possibilità di avere 60.000 euro che saranno oggetto della prossima edizione di bilancio. Io sarei favorevole ad approvarlo in virtù del fatto che questi fondi vengano poi destinati alla bonifica dell'amianto, del tetto, delle coperture del palazzo. Anche perché vincolare quest'opera necessaria, tenendo conto dei rischi per la salute e del fatto che soprattutto Stradella in tal senso è ancora in ritardo rispetto agli altri comuni nell'intervenire per rimuovere questo problema. Dicevo, il vincolare la realizzazione di questo intervento al successo di vendita di alienazione di beni comunali, come è stato dimostrato anche recentemente, mi sembra la strada un po' troppo incerta e soprattutto lunga, mentre qui c'è la necessità di intervenire subito. Quindi, se c'è una dichiarazione di massima da parte della giunta, del sindaco, questi fondi verranno utilizzati in quel senso, il nostro voto sarà favorevole. Altri interventi? Se non ci sono altri interventi sul peccato perché al punto 5 il capogruppo Bondoni ha ricevuto le risposte che invece al punto 4 non posso dare. È chiaro che i 60.000 euro di spese di sul bilancio di spese correnti non verranno sicuramente destinate a questo tipo di intervento, ma al punto 5 su questo argomento ci saranno delle risposte puntuali dell'assessore all'ambiente e dell'ecologia del Nocchi. Quindi adesso non posso anticipare un punto che viene dopo. O se vuole possiamo chiedere l'inversione dell'ordine del giorno parlando del punto 5, per essere erogato. Ritenete
Facciamo l'inversione, se tutti d'accordo. Allora, punto numero 5, punto numero 4 lo lasciamo in piano. Punto numero 5. Integrazione articolo 19, articolo 9, cioè regolamento per l'eliminazione approvato con deliberazione del Consiglio Comunale numero 19 del 23 maggio 2005. Allora, come è stato illustrato appunto sempre nella conferenza del gruppo congiunto con la Commissione prima, avendo dato l'informazione che già è stata tra l'altro comunicata al Consiglio Comunale, è andata deserta l'asta di Banca del primo bando per l'animazione del bar del giardino pubblico dei giardini, per poter procedere alla pubblicazione di edizione del nuovo bando, in carenza di informazioni contenute nel regolamento, abbiamo ritenuto di integrare il regolamento per le animazioni con l'articolo 9, con l'aggiunta del comma 5. Articolo 9, comma 5 recita: nel caso in cui la procedura sia dichiarata deserta, il responsabile competente, tenuto conto della residua appetibilità del bene posto in vendita, procederà ad una ripetizione della procedura aperta con ammissione di offerte alla pari o al ribasso nel limite massimo del 10% del prezzo già posto a valutare. Allora, con questa modifica che proponiamo non andiamo a toccare la valutazione fatta dall'Agenzia delle Entrate. Cambia il meccanismo che invece di ammettere offerte in rialzo, decidiamo di accettare offerte alla pari o al ribasso nel limite massimo del 10%. Nel caso in cui venga approvata questa integrazione, è ovvio che immediatamente si procederà a emergere un nuovo bando di alienazione a queste condizioni. Detto questo, darei la parola sul discorso palazzetto di copertura all'assessore ai lavori pubblici e poi al vice sindaco Guardante, sei tu, per quanto riguarda il discorso dell'efficientamento, perché anche qui il tribunale dell'efficientamento. Le soluzioni sono diverse. Ho letto qualcosa anch'io dell'efficientamento, non è che ne sono proprio digiuno. Devo dire che per quanto riguarda lo smaltimento dell'amianto e il rifacimento della copertura del palazzetto, stiamo appunto lavorando su tre fronti. Il primo è quello del finanziamento, come ormai già noto, dell'alienazione. Purtroppo, come avevo già detto prima, anche perché parte di questi fondi era destinato anche al parcheggio della stazione, ma la priorità, e mi sembra di avere già ripetuto in questo consiglio, la priorità numero uno per questi fondi era appunto destinata alla copertura del palazzetto. Vedremo come andrà quest'asta. Contemporaneamente la copertura del palazzetto fa parte del complesso progetto di efficientamento energetico, in quanto la copertura del palazzetto, se e quando rifatta, sarà fatta con i crismi e con le coibentazioni necessarie per avere appunto la riqualificazione. Nello scenario peggiore, nel senso che non possa andare ancora a buon fine l'alienazione del PAR e pertanto ci viene negato questo finanziamento, e quindi i lavori saranno previsti con il progetto che deve ancora appunto essere sviluppato dell'efficientamento, e quindi si andrà magari con i tempi più lunghi. Stiamo lavorando anche sulla possibilità di incapsulare, e quindi questa può essere anche una soluzione temporanea, ma una soluzione temporanea anche di 1-2 anni, di incapsulare l'amianto del palazzetto con le apposite vernici che vengono applicate, e che anche queste
smaltimento, l'incapsulamento e la sovracopertura. Quindi intanto vediamo gli sviluppi, diciamo, certi della direzione del bar e poi intanto seguiamo anche le altre strade. Una delle altre strade, come avevamo già anticipato nel discorso dell'efficientamento, qualora non andassimo a finale d'azione, si recupera l'intervento quando un progetto complessivo dell'efficientamento. Peraltro, detto l'assessore competente per fare questa è la sera che tutti mi dicono l'ultima cosa è venuta 60.000 euro non sono basta quindi con 130.000 euro di bilancio, quindi anche volendo comunque ci sarebbe la finanza anche 70.000 euro quindi, comunque come dire che sia l'attenzione chiara, ha detto l'assessore, che abbiamo messo in lancio per l'ultimo esercizio, tra noi prioritario, quindi o con l'alienazione o con l'efficientamento o con questo intervento lo fa. Quindi sul punto numero 5, questo è l'ordine del giorno, chi è favorevole a questa integrazione che abbiamo proposto? Era una formula per fare in modo che arrivasse l'intervento. Prego. Allora, per quanto riguarda il punto 5, quindi la modifica del regolamento comunale e dell'eliminazione, come avevo avuto modo di sottolineare anche nel corso di una riunione di commissione, il voto è favorevole da parte del nostro gruppo, perché in effetti è un tentativo in più. Io sono dell'opinione che uno sconto del 10% non sarà decisivo, però proviamoci. Se queste sono le regole, ci atteniamo a queste regole. Avevo già detto proprio in commissione che quando si tratta di aste su immobili privati, insomma da parte privati, in genere ormai seppur con un po' di ripresa, ma con la crisi che c'è stata, si va anche su sconti in misura del 30-40%, avallati anche dai giudici, quindi tutto sommato questo potrebbe essere anche una strada possibile. Comunque, ok alla modifica del regolamento. Ok. I voti sono separati, quindi. No, adesso votiamo 5. Poi torniamo in parte. Sul punto 5 condivido la valutazione della collega Gondolini rispetto al loro progetto delle strade. Ci permettiamo però di aggiungere che non abbiamo particolare fiducia che l'amministrazione stia utilizzando in generale tutti gli strumenti di promozione possibili per rendere appetibili ai privati e rendere la conoscenza dei privati l'esistenza di questi immobili da alienare ed eventuali loro ipotesi progettuali. Parlo di pubblicità, parlo di marketing. E dato che parliamo di vendita ai privati, ritengo che la pubblicazione al repertorio non sia sufficiente per questo tipo di pubblicità, o la sporadica è fatta credo solo anni fa annuncio sulla provincia Trieste. Quindi voteremo l'estensione perché d'accordo ridurre il prezzo, ma più promozione è comunque un'altra strada che non sia percorsa. Grazie. Dunque, noi l'abbiamo pubblicato sul settore comune, abbiamo scritto chi aveva manifestato un interesse. Abbiamo diffuso il più possibile, secondo me, un motivo manco. In parte quello che diceva Ettore, che ha già dato in sede di commissione congiunta, ma anche perché probabilmente qualcuno si vuole risparmiare qualche migliaia di euro, è ovvio. Ma se avvenghiamo che noi approviamo questa proposta di integrazione, vogliamo immediatamente eseguire, facciamo il bando, e poi i possibili avventi non pensano di ripetere il giochino. Poi se li tira tutto, perché il 10% è vero, si poteva anche fare di più, ma avremmo dovuto farli fare la valutazione dell'agenzia delle entrate e avremmo perso il tempo. Lo vedremo nel futuro. Il mio obiettivo è quello di non permettere speculazione di basso, perché non è bene. Detto questo, chi è favorevole all'integrazione? Adesso vediamo se può dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, no, uno in più, però,
stato dichiarato 12, giusto? Ho sempre dimenticato io. 13, mi sono sempre dimenticato io. 13. Contrari? No. Astenuti? 2. Immediatamente eseguibile? 13. Astenuti? 2. Ok. Adesso torniamo al punto numero 4. Allora, se non ci sono interventi di chiarificazione di voto, io metterei da voti il punto numero 4 dell'ordine del giorno, che vado a rileggere. Rinegoziazione dei prestiti della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. anno 2017. Chi è favorevole? Adesso siamo tornati a 11. Chi è contrario? Chi si astiene? 4. Immediata eseguibilità, chi è favorevole? 11, chi è contrario, chi si astiene, 4. Io vi ringrazio, vi comunico che entro la metà di giugno o comunque prima della fine di giugno convocheremo un'altra sessione per l'assestamento. Ci portiamo avanti, andremo da parte anche in giugno. Perché... Va bene? Ok, buona serata. Thank you.